C'era una volta, tanto e tanto tempo fa, una fanciulla, poco più che una bambina. Ma per lei il tempo dei giochi era finito da tanto. Infatti, doveva pensare solo a lavorare per aiutare la sua numerosa famiglia a tirare avanti. E quello del taglialegna, come sapete, non è certo un lavoro leggero. Potresti essere almeno un po' più leggera. E tu potresti essere un po' più forte. Lo diventerò, non preoccuparti. Dammi tempo. Ma non potevi mandare tua madre? Con lei fatico di meno. La mamma non si sente bene e da oggi lavoro io per lei. Ma se tu collaborerai e cercherai di renderti meno pesante, sarà meglio per tutti e due. Ma non sarà meglio per quel povero albero? Sei tu che hai parlato? Cara vecchia quercia, non ti ci mettere pure tu. Tra un po' arriverà l'inverno e se non andrò in città a vendere la legna, come faranno i miei fratellini? Mia madre è molto malata e abbiamo perso mio padre tanto tempo fa. Lo so. Però tuo padre e tua madre almeno sapevano quali erano gli alberi che si potevano abbattere. E allora indicami tu quali sono e io abbatterò solo quelli, te lo prometto. Allora comincia con quel piccolo albero che sta laggiù. Quello non aspetta altro che essere tagliato. Grazie, vecchia quercia. È bello avere un'amica come te nel bosco. Mi sentirò meno sola quando verrò a lavorare. Beh, anche a me non dispiace fare quattro chiacchiere ogni tanto. E tu sei giovane e sveglia. Ne avrò parecchie di cose da insegnarti. Brava, così, ma più dall'alto. Non colpi dritti, ti sbieco, con più forza e... A proposito, come ti chiami? Mi chiamo Alisea, ma tutti mi chiamano... Sorellina! Ecco come mi chiamo. Un momento! Non mi fa capire niente, non parlate tutti insieme. Chi è arrivato? L'esercito del re. Tornato dalla guerra. Quante volte vi ho detto che non dovete mai allontanarvi da casa? E poi avete lasciato nostra madre da sola. Voi riportate il carretto, sventi, forza, che lì c'è una scorciatoia. Forza! Voi col carretto, fate il sentiero. Io faccio prima di qui. Tuo padre di uscire, non abbiamo tempo da perdere. Mio padre non c'è più. Ah, dici davvero? Niente male come scusa. Ha paura e manda avanti sua figlia. Digli di uscire subito, altrimenti farà una brutta fine. L'ha già fatta. Quella è la sua tomba. È stato colpito da un fulmine durante una tempesta, mentre lavorava per tutta la sua famiglia. E ora chi fa il suo lavoro? Io! Andiamo, raccontala a qualcun altro. Lasciatele! Sono le nostre scarpe per l'inverno! Dove sono gli animali? Dove li avete nascosti? Mia madre è molto malata, non gridate! E poi i miei fratellini sono ancora molto piccoli, potrebbero spaventarsi! Prendete tutto quello che volete e andatevene! Ci dai degli ordini? Ordini agli uomini del re! No, fermati! Non abbiamo tempo da perdere con questi straccioni. Avete ragione. Perdonatemi. L'esercito si è accampato. Voi scortatemi alla reggia e facciamo in fretta. Non mi va di perdere un'altra notte. Mancano solo 3 giorni di viaggio. 2, sire. Sta zitta!
Non rivolgerti a re se non sente. Lasciala stare. E tu? Come osi contraddirmi? Sulla montagna quest'anno la neve si è sciolta prima del previsto. Così non vi sarà d'impedimento. Hai sentito? Non vedo l'ora di arrivare a casa. Sono anni che non vedo mio figlio e se non c'è più neve possiamo anche farcela in meno di un giorno. Forza, muoviamoci al galoppo! Tieniti le tue scorte. Ti è andata bene, ragazzina. La prossima volta, però, bada a come parli. Spero solo che non ci sia una prossima volta. Mio figlio Damian sarà il vero premio per la mia vittoria. Non vedo l'ora di vederlo. Sarà prode e forte come voi, Sire. Sono impaziente di vedere il guerriero che ho generato. Se ha preso da me, allora sarà selvaggio e crudele. Indomabile. Damian! 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 Sono qui, madre. Hanno avvistato un drappello dell'esercito in arrivo dalla montagna. Tuo padre è con loro. Davvero stanno arrivando? Allora non ho più molto tempo. Ma che cosa stai facendo? Sto finendo di scrivere una poesia in musica per lui. La finirai un'altra volta. Ora te ne vai a letto. Molto tardi. Ma non ho sonno. E domani mettiti il vestito della festa. Quella stupida corazza da piccolo guerriero. Ma io sto comodo così. Vi prego, madre, lasciatemi alla mia musica. Vuoi dire che hai scritto tu anche la musica? Sì, sto imparando anche a comporre la musica. Voglio che mio padre sia orgoglioso di me. Aspetta, fammi finire prima con gli altri. Io ne voglio di più. Ma state buoni. Ma è possibile che non state un attimo fermi? Giusto, a lui gliene dà. No, ma cosa fai? Questa è per la mamma, basta. Pensa anche a lei. Ancora. Sei stata davvero coraggiosa oggi, Alisea, ma anche sventata. Dovevi lasciare che parlassi io con loro. Mamma, come avresti fatto? Pensa a mangiare adesso. Per fortuna il re aveva fretta di tornare da suo figlio. Vorrei essere io il figlio del re. Come credi che sia il figlio di un re? Sarà un bambino viziato che mangia tutto quello che vuole fino a scoppiare. Sarà antipatico e arrogante. Sempre pronto a dare ordini a tutti. Che meraviglia! Deve essere bellissimo! E io dico che sarà saccente e insopportabile e non saprà mai cavarsela nella vita. E poi, un figlio di quel padre. Voi non l'avete visto, il re? Io sì. E com'è? Com'è il re? Alto, bello, fiero. Ma nei suoi occhi c'era solo cattiveria ed arroganza. Però non ti ha nemmeno ammazzata. E perché avrebbe dovuto farlo? Su, tutti a dormire adesso. Andiamo, no, a letto. Non andiamo a dormire. Largo, fate largo! C'è il re Kurdok! È tornato il vostro re, inginocchiatevi di fronte a lui! È tornato il re! Dove sono i dignitari di corte? Dov'è la regina? È questo il modo di accogliere il vostro re? Vi ho riportato la vittoria! I vostri figli, nugoli di schiavi in catene. Ed è questo il vostro benvenuto? Bentornato, mio signore. Sono stata in ansia tutta la notte in attesa del tuo arrivo. Invece di stare in ansia, potevi organizzare un'accoglienza migliore. O nel frattempo hai insegnato al mio popolo ad amare solo te. Il tuo popolo ti rispetta, Kurdok, ma ha paura di dimostrarti il suo amore. Che cosa temono? Sono il loro re. E quindi ho potere di vita e di morte su di loro. Ma per questo ti temono. Qualunque cosa facciano, hanno paura di sbagliare. E allora non facciano nulla. Più si è amati, più ci si rammollisce. Dov'è mio figlio? Ho fatto preparare un bagno caldo per tutti voi.
E un banchetto. Danze, vino e feste per tutta la notte. Ti ho chiesto dov'è Demian. Dov'è il mio piccolo guerriero? Pensavo che prima volessi rinfrancarti dalla fatica del viaggio. Fallo venire subito qui. Voglio mostrarlo ai miei uomini. Sì. Vogliamo vedere il nostro futuro comandante. Questa vittoria il re l'ha dedicata a lui. Abbiamo vinto sì, per è vero, lui. È per lui che ho vinto. Venite allora, e con gli altri giovani di corte alla palestra. Sentito? Venite, venite. Così lo vedremo subito in azione. Demian, vieni qui, piccolo mio. Vieni a salutare tuo padre. Lui? È questo mio figlio? Vi porgo il mio saluto, padre. Vogliate accettare questo mio dono per le vostre vittorie e il vostro ritorno? Che roba è? Un componimento in versi e musica che ho scritto per voi. Per tramandare le vostre gesta. Lo canterò stasera al banchetto. Per voi e per il popolo. Cosa farai tu al banchetto? Canterò la mia poesia. Tu hai scritto questa? Sì. Non sono stato 5 anni in guerra perché mio figlio diventasse un poeta. No, padre, perché l'avete fatto? Dove sono i tuoi muscoli? È questo il torace di un giovane guerriero che dovrebbe sostenere un'armatura? Che cosa gli hai fatto, donna? L'hai trasformato in una femminuccia. Lui ha studiato, legge, scrive, compone la musica, conosce i numeri e compone poesie. Ecco che cosa ci faccio con le sue poesie. A partire da domani mi occuperò io di lui. Vedrai se non ne farò un uomo. Mi dispiace, Demian. Te l'ha distrutta. Non importa, madre. E tanto la sapevo a memoria. Alisea. Alisea, dove sei? Sta coprendo la paglia, mamma. Sta arrivando una tempesta. Ma non voglio che esca di notte, è pericoloso. Lo so, gliel'ho detto anch'io. Ma lo sai com'è fatta, sorellina? Non sente mai nessuno. Vado a dirgli di rientrare. No. Per l'amor di Dio, non voglio che esca anche tu. In giro per il bosco con questo tempo. È tutta suggestione. Visto? Chi ci deve essere? Vieni a letto. Devi essere tutta infreddolita. Dormi, mamma. È tutto a posto. La paglia è coperta. Ora la tempesta si può anche scatenare. Non mi fa più paura. C'è un uomo lì alla finestra. Ma chi vuoi che ci sia? Smettila e dormi. C'era, invece c'era. Ti dico che l'ho visto. Shh, zitto. Puoi svegliare tutti i tuoi fratelli. Mettiti subito a dormire. C'era un uomo, io l'ho visto. Lì fuori non c'è proprio nessuno. Hai visto che è vero? Non aprire. Forse è solo un ramo che sbatte contro la porta. No, sorellina, sta qui. Non aprire. No! Apritemi. Aprite a un povero pellegrino. Mi sono perso e ho sete e fame. Chi siete? Sono in viaggio per la reggia, ma la tempesta si sta per scatenare. Abbiate pietà. Vi chiedo solo di potermi rifugiare nella vostra casa per la notte. Non farlo! Ma ha freddo e fame. Come possiamo lasciarlo lì fuori?
parlare a voce bassa, altrimenti si sveglieranno tutti i miei fratellini. Mi dispiace di darvi tanto disturbo. Forse stavate dormendo. No, io non ero ancora a letto e mia madre è molto malata. Vi sarò molto grato della vostra ospitalità, signora. Vi chiedo soltanto un po' di riparo. Magari un piccolo giaciglio e qualcosa di caldo da mangiare, se vi è possibile. Ci penso io, tu dormi, mamma. Ora vi riscaldo un po' di minestra. Qui potrete riposare. Mi dispiace, ma non abbiamo niente di meglio da offrirvi. È più di quanto sperassi. Grazie molto, cara. Grazie. Come ti chiami? Tutti mi chiamano sorellina. E voi? Oh, nessuno mi chiama più ormai da parecchi anni. Vedi, io vivo da solo. Ma il mio nome è Azareth. Femmine come questa sempre! Ben fatto, moglie. Sai come farti perdonare. È una vera bellezza. Da quanto tempo non vedevate una donna così, eh? Avanti, vieni qui. Vieni qui. Dammi da bere. Che ne diresti, Dio mira, se decidessi di avere più di una moglie? Tu puoi fare quello che vuoi, del resto lo hai sempre fatto, non ti è mai importato dei sentimenti degli altri. E ti dispiacerebbe se la baciassi? Potrebbe dispiacere solo a lei. Non c'è donna che mi si rifiuterebbe. Ma è un uomo! Marco! Una donna con la barba! Cos'è questo? Uno scherzo o un insulto? Né l'uno né l'altro. Per festeggiare il tuo ritorno ho fatto arrivare una compagnia di saltimbanchi. Sono acrobati, giocolieri, i più grandi fenomeni di tutti i circhi della Terra. Una donna barbuta. E questo è il mio premio. Ho visto di cose brutte, ma queste sono incredibili. Dimmi se è solamente uno scherzo o se questa è la tua vendetta. Caccia via questi mostri dalla mia vista. Non voglio vederli. È strano che sei abituato ai veri mostri e hai paura di questi poveri giocolieri. Attento, Murdoch, sono protetti dagli dèi e dalla fortuna. Ti faccio vedere io dove finisce la loro fortuna. La punta della mia spada! Via dalla mia vista, mostri! Sparite! Sparite! E basta anche con questa musica! Fuori! Fuori, ho detto! Non voglio più vedervi! Fuori tutti! E cosa c'è da ridere? Basta con la musica, ho detto! Smettila di ridere, tu! O giuro che sarà l'ultima risata della tua vita. Non ridevamo di voi. Ridevamo di loro. È meglio per voi. E ora zitti. Zitti tutti. Non voglio più sentire un fiato. Finite di mangiare e di bere in silenzio e poi andatevene anche voi. E in quanto a te, Dio mira, questa musica da dove viene? Caccia quei musici immediatamente. Non sono loro. È Damian. Basta con questa lagna! Non voglio mai più sentirti suonare. No, ti prego! Non farlo! No, padre!
La musica è la cosa che amo di più. Oggi non la verrai più. D'ora in avanti sono altre le cose che dovrai amare. E basta anche con questi libri, papiri. Basta con i disegni, con gli scritti. E basta anche con queste stupide poesie. Non ho fatto un figlio perché diventasse un poeta. Io voglio un guerriero. Via! Via, via questa robaccia! Voglio vedere solo armi qui dentro, non libri. Non queste stupide sciocchezze da donna. Se vuoi distruggi i libri, distruggi le cose. Ma a lui non toccarlo. No, madre. Tanto non riuscirà a cancellare quello che c'è dentro di me. No, io ci riuscirò invece. Vedrai quello che so fare. So io, ragazzino, come cambiarti. A partire da domani, tu dovrai diventare un uomo. Forte e gentile, sei anche bella e dolce e piena di energia. Quella energia di cui ho bisogno per nutrire la mia stanca vecchiaia. Tu sarai mia. Tu sarai mia. Forza, ragazzino, più in alto, più veloce. Più in alto. Salta. Salta, forza. Più veloce, più veloce. Avanti. Continua, più veloce, più in alto! Rialzati! Anche uno zoppo farebbe meglio. Non sai neanche saltare? Ma non sono un grillo! Ma dovrai diventarlo! Avanti, salta! Ma non avevate detto che dovevo diventare un uomo? Come un grillo, come un grillo! Non credevo che gli uomini fossero simili ai grilli. Ma così gli farai solo del male. Senti, è mio figlio. E io di lui faccio quello che voglio. Ma è anche mio figlio. E non voglio che diventi come te. Bene. Non vuoi, eh? Da quando importa cosa vuoi o non vuoi? Forse hai dimenticato che sei soltanto una schiava, una preda di guerra. Se io ti ordino di tacere, devi soltanto tacere. Lasciate stare mia madre! Dai, prendila! Difenditi! No, non toccarla! Sì, invece! Fatti sotto! Tu mi odi, eh? Bravo, è così che ti voglio! Odiami pure se questo serve a farmi vedere la tua rabbia! Avanti! Comportati da uomo e aggrediscimi! Combatti, avanti, combatti, forza! È questo che volete da me? Credete che non sappia far sbattere una spada contro l'altra? Bene, perfetto, benissimo! È così che ti voglio! Rabbia! È questo che voglio nei tuoi occhi! Ma non voglio io! Se questo per voi è essere un uomo, preferisco rimanere un grillo! Che cosa volete comprare? Non che cosa, ma chi io voglio comprare? Vostra figlia! Ma lei non è in vendita! E va bene, aumenterò il prezzo. Con questi potrete andare in città, comprare una casa e vivere di rendita per tutta la vostra vita. In fondo cos'è per voi una figlia in meno? Ne avete già tanti. Riprendetevi quei soldi! Mia figlia non è in vendita! È già molto che ve la sto chiedendo e che vi sto offrendo dei soldi, perché io potrei avere vostra figlia per molto meno. Potrei averla per nulla. Nulla, eh? Ed è questo ciò che avrete. Fuori di casa mia, fuori, fuori! Non voglio più vedere la vostra faccia, andatevene! Attenta, donna. Io sono Azareth. E quello che voglio
Prendo. Che cosa è stato? Un vento davvero strano, rapido e molto potente. Ed è passato solo su di te. A me non mi ha nemmeno sfiorato. Beh, per ora non ho il tempo di pensarci. Tra poco il sole tramonta e io devo abbattere almeno un altro albero. Ehi, vecchia quercia! Stavolta mi hai indicato un albero molto duro. Strano. Caspita! Ma sembra proprio che non voglia farsi tagliare. Ma forse sei troppo stanca. Taglia i rami di quello che hai già abbattuto. Sì, hai ragione. È tardi e non ho altro tempo da perdere. Scusami, cara Asha, ma abbiamo ancora un po' di lavoro da fare. Cominciamo con questo ramo. E cominciamo. Aia! No, no, io non c'entro. Guarda che ce l'ho messa tutta, te lo giuro. Anch'io? Ma che cosa sta succedendo? Tu lo sai? E proprio a me lo vieni a chiedere. Ma io che cosa ne posso sapere, scusa? Sembrerebbe un maleficio, forse quel vento... Un maleficio contro di me? E perché? Chi può avermelo fatto? E poi, scusa, che cosa ho fatto di male? Lasciami pensare. No, 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 non può essere, non è il suo territorio. A chi stai pensando? Conosco un solo stregone, veramente cattivo e dispettoso, capace di tali malefici. Ma vive nel castello della Valle Oscura. La Valle Oscura? Un castello? E dove sono? Molto lontani da qui. Per questo non credo che possa essere stato il vecchio Azareth. Non viene mai da qui. Azareth, hai detto? È questo il suo nome? Sì, perché? Allora non ho un minuto da perdere. Era a casa mia, l'ho ospitato l'altra notte. Ma sei sicura che è uno stregone cattivo? Cattivo? Ma è cattivo! Attivissimo. Oh no, mia madre e i miei fratelli sono soli con lui. Scusami, vecchia quercia, ma devo proprio scappare. Sì, ma sta attenta a non contraddirlo. È molto vendicativo. Smettila di esibirti, tizzone. Prepara i bagagli. Era tanto per tenermi in esercizio. In questa reggia non sono riuscito neanche a fare il mio numero. Ti è andata bene. Io l'ho fatto e credimi, non è stato piacevole. Ecco. Guardate! Guardate lì! Arriva un mucchio di gente! No! Muoviti! No, cammina! Cammina, storie! No! Forza! Muoviti! Avanti! Non fare storie, cammina! Ora vedrete la sorte che spetta a chi fugge dalle mie prigioni. Dov'è mio figlio? Eccolo, sire, sta arrivando. Sta buono. Avrai l'onore di punire quest'uomo. Cosa volete che faccia? Voglio che tu lo frusti. Io? Perché? Perché così imparerai a farti rispettare. Ma mi rispettano già. E poi non ho mai frustato nessuno. Colpiscilo, te lo ordino. Avanti, colpiscilo. 30 frustate. No, non posso. Perfetto. Un figlio che disobbedisce ai miei ordini di fronte al mio popolo. Come un qualsiasi ribelle. Molto bene. Se tu non vuoi frustarlo, allora prenderai il suo posto. Slegate quell'uomo. E legate mio figlio alle assi. E non cercare di scappare. Non sto cercando di scappare. Avrai la punizione che ti meriti, ragazzi. La tua arroganza non ha limiti. Sarà proprio colui che hai graziato che ti punirà. Vieni qui, ribelle.
A te la frusta. Avanti, muoviti! Coraggio, ora voglio sentirti chiedere perdono. Fallo, altrimenti sarà peggio. Avanti, frustalo! Ancora! E non fermarti finché non te lo ordino. Avanti, chiedi perdono. Fa sentire a tutti che sei pentito. Grida il tuo dolore. Piangi, piangi! Io te lo ordino! Fermati tu! Che cosa fai? Frusti il figlio del re. Me l'avete ordinato. Legatelo voi! Per aver commesso questa colpa, io ti condanno a morte. No! Zitto! E no! Sarà mio figlio che ti giustizierà! Me l'ha ordinato il re! No! Lasciatemi! Domani mattina tu lo giustizierai. Svelti! Preparatevi! Dobbiamo andarcene subito! Dobbiamo andare via! No, io qui non ci possiamo più stare, Angela! Sei molto vendicativo! Ma oltre a impedirci di tagliare la legna, che cos'altro ci può fare? Il mio bambino! Non toccare il mio bambino! No! No! Lascialo! Lascialo andare! Mamma, torna qui! Il mio piccolo! Ridatelo! No, mamma! No! No, mamma! Lascialo! Ora! Ho detto lascialo! Ridammelo! Ridammelo! No, lascialo! E voi presto, nascondetevi! Sì! Povero cuore. Ora ci sono qui io, mamma. Ti porto a casa. Ma tu mi devi aiutare. Io non ce la faccio da sola. I tuoi fratelli. Devi pensare a loro. Non pensare a me. È troppo tardi per me, tesoro. No, mamma, non dire così. Tu ce la fai. Ti aiuto io. Se ne sta andando. Aiutala ad andarsene in pace. Ma cosa ne sai tu? Ora si riprenderà e ritroverà le forze. Se avessi un po' d'acqua. Se è solo questo che vuoi, ma credimi, non basterà. Mamma, mi senti? Rispondimi, ti prego. Cerca di riprendere le forze. Non abbandonarmi. I piccoli, pensa a loro. Loro stanno bene, sono tutti tornati a casa. Il maleficio è finito. Sono tornati tutti. E aspettano solo te. Dai, mamma, fa uno sforzo. Hanno bisogno di te. E anch'io. Davvero sono tornati? Sì, mamma. Povera sorellina. Non sei mai stata brava a dire bugie. Ma ti ringrazio ugualmente. No, è vero. È vero, credimi, sono a casa e aspettano solo te. Prometti che farai di tutto per ritrovarli. Giurami che un giorno sarete di nuovo tutti insieme. Oh, mamma. Lo puoi fare. Solo tu. Noi lo faremo insieme. Io e te appena sarai meglio.
Fatemi solo trovare la forza di venire a casa. Io ti sorreggerò, un passo dopo l'altro. Quando saremo a casa metterò io tutto in ordine. Vedrai che tutto tornerà come prima. Mamma, ce la farai. Dimmi di sì, mamma. Dimmi di sì. Parlami. Parlami, mamma. Fammi sentire la tua voce. Parlami. Basta, Alisea. Ormai lei è altrove, in un mondo dove non c'è più bisogno di parole. No, vecchia quercia. No. Come farò adesso? Da sola. Non sei sola, sorellina. Hai i tuoi fratellini che ti aspettano. E hai un compito e una promessa da mantenere. Sì. Andrò da Azareth. Lo stanerò dal suo castello e farò di tutto per riprendere i miei fratelli. Ma non ora. Ora pensa solo a piangere e non trattenere le tue lacrime. Vedi, anche il cielo piange con te. E anch'io. Vivi il tuo dolore, Alisea. Piangi. Piangi, bambina. La nostra famiglia. Ovunque siano i miei fratelli, io li ritroverò e li restituirò la libertà di cui sono stati privati. Ma voi, se potete, aiutatemi. Il mio non è un addio. E presto tornerò. E giuro che quando tornerò, io non sarò da sola. Come avete fatto a sposare quell'uomo, madre? Non è stata una mia scelta, Danny. Ha sconfitto mio padre e mi ha voluta in moglie per esibirmi come un trofeo di guerra, come prova vivente del suo immenso potere. Se non lo avessi sposato, avrebbe sterminato il mio popolo. Tu sei la sola cosa buona che abbia avuto da lui. Ma ora rischiate di perdermi. Io non ucciderò mai quel prigioniero. Lo so. Per questo devi andare via. E anche presto. Dovrai scappare da lui. No, non ho paura. Ma lui è capace di tutto. Anche di ucciderti se oserai disobbedirgli. Vieni con me. Svelto. Ma quanto è lontana questa valle oscura? Vecchia quercia, le tue indicazioni non mi bastano. Per esempio, quale di queste due strade sarà quella giusta? Di qui, sorellina, da questa parte. Chi sei? Sono qui. Dove sei? Eccomi, non mi vedi? Sono qui. Dove ti nascondi? Non mi nascondo. Sono qui. Guarda bene. Sono qui. Su questo vecchio tronco caduto. Ti riconosco. Tu sei la scarpa del mio fratellino più grande. Sì, mentre Azareth portava i bambini verso il suo castello, i tuoi fratellini hanno deciso di disseminare il sentiero con le loro scarpette. Io sono la prima. Vedrai che andando avanti troverai le altre 9. Così potrò raggiungere il castello del vecchio stregone. Ma ci tieni tanto ad andarci. E tu non ci tieni a rinfilarti nel piede del mio fratellino? Ma certo. E allora ti porto con me. Grazie. È la prima volta che sono gli altri a portarmi. Basterò a trovare le altre 9 e saremo arrivate. Presto, Daniel, presto. Cinque, sei, sette, otto, nove. Ne manca una sola. Ma il sentiero è finito e io non vedo nessun castello. Eccomi, eccomi! Sono qua! Tu sei l'ultima. Allora vuol dire che sono arrivata. Ma dove? Ma come dove? Guarda oltre la collina e lo vedrai. Non mi credi? E guarda! Oh. Svento, svento! Non possiamo perdere altro
loro testa. Presto. Quando Ilme si sveglia dobbiamo essere lontani. Venite anche voi, madre. Non posso lasciare il mio popolo, sono la sua unica speranza. Senza di me la furia di tuo padre si scatenerebbe contro di loro. Ma lui vi punirà, se la prenderà con voi. Può farmi ciò che vuole, ma in cambio avrò la gioia di saperti lontano da qui, figlio mio. Tu hai sempre avuto tanti sogni. Cerca di non abbandonarli mai. Fa sì che sia vero. E quando ti sentirai solo, guarda questo anello. Portalo sempre. Ti ricorderà che dentro di te c'è anche una parte di me. E che il mio pensiero ti sarà sempre vicino. Non voglio lasciarvi. Aiutami tu, mamma. Proteggimi. Non ho paura, ma se tu sei con me, mi sento più coraggiosa. Dove sei, Azareth? Dove hai nascosto i miei fratellini? Sorellina! Sorellina! Dove siete? Questo dipende solo da vostra sorella e da quello che è disposta a fare per me. Questo è il ringraziamento per avervi ospitato, per avervi salvato dalla tempesta. Mia madre, la mia povera mamma. Già era molto ammalata, povera donna. Ma se fossi in te, smetterei di pensare a lei. Vedi, sorellina, se fossi al tuo posto, io mi preoccuperei di più per i tuoi fratelli, se veramente vuoi salvarli. Lasciali! Lasciali stare! Dimmi cosa devo fare! Il mio laboratorio magico ha bisogno di pulizie. Voglio che splenda più di uno specchio. E se farai bene il tuo lavoro, potrai rivedere i tuoi fratelli. Se è solo questo che vuoi, consideralo già fatto, Azareth. Non può essere fuggito a piedi, non è così stupido. Perché dici che è fuggito? Forse se n'è semplicemente andato perché qui non c'era più niente che lo interessasse. No, no, invece è scappato. Perché aveva paura. Perché è un codardo. Forse ha preso un altro cavallo. Non ne manca nessuno. Dove sono quei mostri? Che fine hanno fatto quegli orribili saltimbanchi? Sono partiti questa mattina all'alba. E tu? Che cosa fai tu qui? Inseguili, catturali, riportami mio figlio! Con me! Lo voglio qui subito! Questo è il mio regno. Dovrai togliere le ragnatele e spolverare, naturalmente. Lavare per terra e mettere in ordine sul mio tavolo da lavoro. Ma sta attenta, queste sono pozioni magiche. Non toccarle mai, altrimenti questa ti farebbe sparire.
Questa ti trasformerebbe in un pipistrello. E questa, invece, ti potrebbe far dormire per oltre un mese. E se dormi, non pulisci. E se non pulisci, non potrai rivedere i tuoi fratellini. Ma ci vorrà un sacco di tempo. Io non ho fretta e tu avrai tutto quello che serve. Scopa. C'è questa. Appena avrai pulito, verrò a vedere. Ma cerca di spicciarti. Devo ricominciare i miei esperimenti. Naturalmente, quando avrai finito, passerai nella mia cucina a prepararmi un pranzetto regale. Siamo intesi? Sì. E cerca di fare tutto bene. Sì, sì, Azare. Farò tutto e al più presto. Brava. Ti conviene. È inutile perdere tempo, è meglio cominciare subito. Giù le mani! Che ci sei venuta a fare qui? Giù le mani! Adesso ci tocca anche lavorare! Lavorare? Chi ha detto lavorare? Ah, io non ci penso affatto! No, no! E invece sì! Ehi, ehi, lasciami! Lasciami, ho detto! Vi prego, aiutatemi! Scordatelo! Io non ho nessuna voglia di strofinarmi per terra! Mettimi giù! Mettimi giù, mettimi giù! Non sei affatto gentile, ma pazienza. Non fa niente. Se non vuoi lavorare, farò meno di te. Per fortuna non sei sola. Cominciamo dalle scale. In mente di distruggermi la casa. Stavo solo pulendo. Se ti distruggessero la casa a te? Ma la tua ragnatela sporca tutto il soffitto. Maleducata! Non solo mi distruggi la casa, ma mi insulti anche. Ho capito. Siete tutti contro di me. Maleducata! Non ce la farò mai. Perché ci separiamo? Cerchiamo di depistarli per un po'. Non servirà molto, ma anche un solo minuto può essere prezioso per noi. Comunque non ce la faremo mai. E mi dispiace per voi. Non ti troveranno, stai tranquillo. Fidati di me. Fai un esempio? Vedi mia sorella? Giù! Giù! Abraca! Abraca! Focus! Focus! Oh. Beh...
Adesso non la vedi più. Eccomi qua. Come hai fatto? Mi dispiace, ma i trucchi non si rivelano mai. Beh, se mi fate sparire sarà ancora peggio. Daranno fuoco a tutto. Oh, non essere così pessimista. Vedrai che anche la tua vita ti riserva dei giorni migliori. Fatti leggere il tuo destino. È scritto sulla mia mano. Sì, qui c'è tutto. Ma bisogna saperlo leggere. E io sono molto brava. Vediamo. C'è un grande amore. Un grande amore? Figuriamoci se adesso mi interessa l'amore. Eppure, la linea dell'amore è quella più forte e più segnata. E quindi sarà importante nel tuo destino. Ma qui che cosa c'è? Vedo una ragazza di cui ti innamorerai perdutamente anche presto. Io innamorarmi? Non ci penso per niente. Non mi interessa. Beh, ma davvero puoi vederla? Chi è? Com'è? Ma perché lo chiedi? Non avevi detto che a te l'amore non interessa? Beh, così, tanto per curiosità. D'accordo, ci proviamo. Ecco, aspetta. Vedo una fanciulla bruna. Ma non riesco a capire cosa stia facendo. Saltella. Fa strani movimenti. Piroette. Forse è una sirena. No, adesso struscia per terra. Si alza. Non sta ferma un momento. Aspetta, ho capito. Deve essere una ballerina. Sembra felice, molto felice. Che meraviglia, è tutto pulito. Pulito? Tu questo lo chiami pulito? Imparare cos'è l'ubbidienza, perché questa è l'unica dote che può avere una donna. Ma così non finirò mai. Deciderò io quando avrai finito. Nessuno deve mai dormire qui dentro. Tranne voi. Nemmeno io. Io sono sempre sveglio. È sempre sveglio. Ecco. Non deve rimanere sempre sveglio. Già. Sì, sempre sveglio. Qui al castello nessuno di noi dorme mai. E neppure tu puoi farlo. Hai sentito, Azareth? Devi lavorare. No, questo è il pipistrello. Devi lavorare senza fermarti mai. Non ti potrai mai riposare. Questa è l'invisibile? Eccola, è questa! Neppure. Ti controllerò minuto per minuto. Giorno per giorno. Settimana per settimana. Anno per anno. Senza dormire mai. Che cosa fai? No. Che succede? Funziona! Finalmente. Troppo tempo. Devi essere più veloce. Perdonatemi, Azareth, è la prima volta e non mi ci ritrovavo nella vostra cucina. Ma diventerò più svelta, ve lo prometto. Cosa ci hai messo qui dentro? Io? Niente. Una zuppa fatta di niente. Voglio dire, niente di speciale. Le solite cose che ci metto sempre, carote, patate. Ma la ricetta è un mio segreto. Anche la cucina è una forma di magia. Voi mi dareste mai gli ingredienti dei vostri filtri? Io sono io e tu sei tu. E a te non è permesso avere dei segreti.
Che cos'hai da guardare? Sono in ansia di sapere se vi piace, signore. Allora? Abbastanza buona, ma puoi fare di meglio. Ve la farò meglio, ma ora ritorno a pulire. Ricomincio tutto da capo. La prossima sarà buonissima. È davvero buona. Davvero, veramente buona. Direi buonissima. Erano secoli che non mangiavo così. Che non... Ce l'ho fatta! Ora devo ritrovare i miei fratellini. Sorellina! Sorellina! Presto, vieni qui! Svelta! Prima che si svegli! Vieni! Svelta, ti dobbiamo parlare! Siamo qui! Spingi dietro, Hazard! Poggialo contro la sedia. Questo è un tuo trucco, Hazard. Non ci casco. No, ti prego, credimi. Per dimostrarti che siamo sincere, ti dirò come arrivare alle prigioni in fondo al pozzo. Nel corridoio delle armature c'è una scala che porta giù alle prigioni e la chiave è appesa vicino alle sbarre. Non puoi sbagliare. Va bene, ma spero che non me ne dovrò pentire. No, no, svelta! Brava sorellina. E adesso? Siamo qui! È possibile che non ci vedi? Su, sbottonagli la camicia! Facci venire fuori! Libera! Liberaci! Liberaci! Svelta! Liberaci! Brava! Liberaci! 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 Finalmente! Finalmente! Grazie! Grazie, sorellina! Grazie! Ora ascoltaci bene! No! Non devi avere paura! Noi siamo le spose di Hazard! Ci ha presi quando eravamo ancora bambini e poi ci ha fatto crescere qui nel suo castello. Ci teneva schiave e prigioniere. E quando siamo diventate grandi, Hazard ci ha sposate. Ma il giorno stesso in cui siamo diventate sue mogli, lui è riuscito ad impossessarsi della nostra giovinezza, assorbendoci in lui. E la stessa cosa farà con te. Ti terrà prigioniera nel castello, a fargli da serva finché non crescerai. E quando sarai diventata una fanciulla da marito, ti sposerà. Sì, ecco il giorno. Tu scomparirai in lui, donandogli la tua giovinezza, come è successo a noi. Lo vedi quanto è vecchio adesso? Sta soltanto aspettando che tu cresca. Salvaci, liberaci da lui e salverai te stessa. Ma come? Cosa devo fare? Guarda, laggiù in fondo al salone c'è uno scrigno. Su, va ad aprirlo. Va. Su, corri, svelta! Non perdere tempo! Va! Va! Quel pugnale è magico! È l'unico che può uccidere Hazard! Dai! Che aspetti? Prendilo! Prendilo! Ecco, così! E ora torna qui! Dai! Che aspetti? Torna qui! E ora colpiscilo al cuore! Proprio nel cuore! Colpiscilo! 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 Colpiscilo al cuore! Colpiscilo al letto! No! Non ce la faccio! Dove vai? Aspetta! Torna qui! Liberatrice! Fratellini! Fratellini, dove siete? Siamo qui! Siamo qui, sorellina! Liberaci! Eccomi! Sorellina, ho fame! Fanno strillate, lo stregone dorme, cerchiamo di non svegliarlo. Ti prego, sorellina, grazie. Ma dove andremo?
Forse riusciamo ad andarci in un posto dove saremo in salvo per sempre. Ma che posto è? Dov'è? Dove si trova? Come si chiama? Ne parlava sempre papà. Era il suo sogno. Lo chiamava il mondo nuovo e mi diceva sempre che è oltre il deserto. È un posto meraviglioso. Lì non esiste né il male né la paura. È abbastanza basso. Da qui ce la facciamo a salvare. Ma come lo troviamo, il mondo nuovo? Dicono che chi voglia veramente raggiungerlo non ha bisogno di cercarlo. È lui che ti attira a sé, che ti chiama. Ma ora su, avanti, calatiti per primo. Su, avanti, tocca a te. Vieni, sorellina. Ma presto. Forza, sbrigatevi. Aiutate. Su, svelti, prendetelo. Zitti. Dai, vieni tu adesso. Sorellina, sbrigati. Forza. Dai, dai, brava! Così, dai, bravo, brava! Sbrigati! Forza, ora scappiamo! Sbrigatevi, prima che sia troppo tardi! È già troppo tardi! Non si può dire! Aspetta, aspetta! Che facciamo? Ci raggiungeranno! Separiamoci, così inseguiranno me. Li affido a te, mi raccomando, portali nel deserto, al mondo nuovo! Restiamo insieme. No, le scope e me che vogliono. Via, correte, presto, andate. Attenta, sorellina. Ti offriremo. Vieni presto. Non farti scappare. Non hai minaccia. Ti riporteremo da Azzare. E non ti scappi. L'unico posto sicuro è il mondo nuovo, oltre il deserto. Lì nessuno potrà farci del male. Mio padre potrebbe conquistarlo solo per trovarmi. No. Ogni male è stato bandito dal mondo nuovo. È protetto da un'energia positiva. Chiunque voglia fare del male al suo interno gli si ritorce contro. È come un'isola di bene e di pace, in cui tutti possono fare solo ciò che vogliono. Vuoi dire che io potrò scrivere, comporre musica e vivere solo di quello? Sicuro. Certamente, mentre noi potremo vivere dei nostri spettacoli. Allora andiamo più veloci, Tizzone. Ora non mi importa più di scappare, mi importa di arrivare. E niente mi fermerà. Ah. Ah. Ma che fai? Hai detto che niente poteva fermare. Datemi la spada. Ha detto che quella è vera stregoneria, non è come la nostra. Sta attento, Delia. Lasciala. Attenzione, dobbiamo combattere. Funziona. Su, dammi la mano. Spesso, tira di sotto. Che cosa? Ce n'è anche una. Fatevi sotto. Dove mi fa? Dove andiamo? Mi aiuto, mi prenderà. Salta su. Corra, lascia. Ottima mossa, Tizzone. Eccole sistemate. Se vuoi sconfiggere una magia senza trucco, allora devi usarne una col trucco. Dove mi state portando? Non ci torno, Dazzer, non ci torno. Non paura di noi. E sei impazzita? Loro sono quelli che ti hanno salvato. Non farti ingannare dal nostro aspetto. Siamo un po' strani, ma non siamo cattivi. Poverina, è solo sconvolta. Ma lei non ce l'ha con noi. Deve averne passate di brutte. Aspetta, ma forse hai fame e avrai sete. Sì, prendi. Vieni. Prendi, prendi. Bevi un po' d'acqua, ti calmerà. Bevi prima tu. Ehi, proprio non ti fidi. Dopo tutta la fatica che ho fatto per salvarti, sei proprio una bambina. Non sono una bambina, perdonatemi. Ma se sapeste tutto quello che ho passato... Ora sei tra amici. Non devi più avere paura. Dici cosa ti è successo. Come ti chiami? Mi chiamo Alisea, ma tutti mi chiamano sorellina. Allora, tracce di carri. Sì, ma guarda, lì ce ne sono altre. E lì altre ancora. I carri si sono divisi per confonderci. Quale pista dobbiamo seguire? Quella verso il deserto o l'altra? Vogliono raggiungere il mondo nuovo. Avanti! Ah! E ora non so più dove sono i miei fratelli. Ma che altro potevo fare? Hai fatto bene a separarti da loro. Se foste rimasti tutti insieme, quelle scope stregate vi avrebbero già catturati. Se hanno preso la strada del deserto, vedrai che prima o poi li incontreremo. Non disperarti, riusciremo a trovarli. Tieni, asciugati le lacrime. Ora sei tra amici, non devi più combattere da sola. Ma appena Azzareth si sveglierà, mi raggiungerà e cercherà di riprendermi. Ci sono io a difenderti. Ti fidi di me? Sì, certo. Se non fosse stato per te,
E allora sorridimi. E così la nostra sorellina non è una ballerina. E non è nemmeno una sirena, a quanto pare. Si può sempre sbagliare, vero, Damian? Smettetela di prendermi in giro. Perché avrei dovuto essere una ballerina o una sirena? Perché nel destino di Damian Smettetela con queste stupidaggini. Non dar retta a queste due, stanno solo scherzando. Beh, che c'è di male a scherzare un po'? Mica ci può sempre piangere. Vieni qui. Fammi leggere un po' nel tuo destino. Davvero sai leggere il futuro? Riuscirò a trovare i miei fratelli? Azareth mi prenderà. Raggiungeremo il mondo nuovo. Un momento, una cosa alla volta. Ah sì, vediamo un po' questa mano. Vuoi sapere che c'è scritto, Demia? Beh, su questa mano c'è esattamente la tua stessa linea. Ah, davvero? Meglio per lei. Tizzone, vengo a darti il cambio. Sarei stanco di guidare i cavalli. Perché fa così? Non badargli, chi lo sa. Ma non ti interessa sapere cosa c'è sulla tua mano? Sì, certo. Cosa c'è di così importante? Un grande amore. Allora, cosa ti ha letto sulla mano? Sciocchezze, come quelle che ha letto a te. Se sono come le mie, non sono poi tanto sciocche. Con tutti i problemi che ho, cosa me ne importa dell'amore? Anche a me non me ne importa. E di cosa ti importa? Mi piace scrivere, comporre musica, suonare, cantare poesie. Deve essere bellissimo. Non ho mai conosciuto nessuno che facesse queste cose. E a te, invece, di cosa ti importa? Di essere libera, per ritrovare i miei fratelli. E per poter ricostruire con loro una nuova vita. Sì, ma io intendevo per te stessa. Non lo so, non ho mai pensato solo a me stessa. Ho dovuto sempre pensare prima agli altri. Pensaci adesso. È difficile. Non saprei a cosa pensare. Ma ci sarà qualcosa che avresti voluto fare? Se Azareth non esistesse, se tutto fosse a posto, se i tuoi fratelli avessero chi pensa a loro e tu dovessi pensare solo a te stessa. Allora vorrei... Non lo so, non riesco a pensare a nulla per me. Forse perché non merito nulla. Forse perché sono nata solo per lavorare, spaccare la legna, cucinare, pulire. No, è solo che non sei abituata ad ascoltare il tuo cuore. Io il mio lo ascolto sempre. Perché? Il tuo ti parla? Sì, sempre. Anche adesso. E cosa dice? Non lo senti. È perché sei troppo lontana. Avvicinati. Appoggiati sulla mia spalla. Da qui sicuramente lo sentirai. Così? Ma non sento niente. Allora ti dirò io quello che dice. Ma tu ora resta così. È sicuro che tu vorresti guidare i cavalli. Ma non è vero. Mente, io non l'ho mai fatto. No, tieni le briglie, è facile. Ma ho paura, non so come si fa, andremo a sbattere. Le teniamo insieme. Vedi, i cavalli devono sentire il freno e lo sprone. Quando vuoi girare a sinistra, tiri più da questa parte. E per andare dall'altra, fai il contrario. Vedi, devi sentirli i cavalli e loro sentono te. È vero, è bellissimo. Ora schiocca le briglie come una frustata innocua. Al galoppo! Vedi, aumentano di velocità. Sai, non avevo mai provato questa sensazione. Mi piace, è bellissimo, mi piace. Va, va! Vedi che il mio cuore diceva la verità. Finalmente sono anche riuscito a farti sorridere. Così di mia madre mi è rimasto solo questo anello. Io invece mia madre la porto dentro di me. Non ho bisogno di niente per ricordarmi. Ma la tua è viva. E allora se qualcosa di lei va bene. Perché la puoi sempre rivedere. Io la mia non la rivedrò più. E tanto vale che me la porto viva dentro. Se avessi un suo anello sarebbe poca cosa. Non che voglia dire niente contro il tuo. Sai che una volta ho visto tuo padre? Sì, il re in persona. Allora capisci perché me ne sono andato. Sì. Scusa, non è per te. È che pensavo ai miei fratelli. Sapessi come ti invidiavano. Quanto gli sarebbe piaciuto essere al posto tuo. Non è che adesso stiano meglio, poveretti. Ora sono proprio come te, in fuga anche loro. Non c'è più alcuna differenza tra di voi. Beh, certo, tu hai in più quell'anello. Ma ce l'hai con quest'anello?
Perché non te lo metti? No, guarda, non togliertelo, le mie mani sono brutte. Provati, Nicole, fermati! Aspettatemi qui! Damian, dove corri? Dove corri? Ci hanno attaccati! Ma che è successo? No, e Damian ha perso il suo anello! Damian! Damian, dove sei? Damian! Aspettami! Come ha fatto a passare di qua? Giù! Guarda! Damian! Ma è stupendo! Non ho mai visto un posto così! Vieni a sederti accanto a me, Alisea! Mi hai chiamato Alisea? Che strano! Solo mia madre mi chiamava così a volte. Tutti gli altri, sorellina. Io invece ti chiamerò sempre e soltanto Alisea. Voglio essere l'unico a chiamarti così. E perché? Sorellina non ti piace? Tutti quelli che ti hanno chiamato sorellina hanno sempre voluto qualcosa da te. Che tu facessi qualcosa per loro. E tu non vuoi niente da me? Solo che mi resti accanto, come adesso. In un posto così io potrei restarci per sempre. Anch'io, Damian. Qui non ci potrebbe mai accadere nulla di male. Lo sento. L'hai ritrovato! Ma non è brutta e gonfia come dicevi tu? È così perché a forza di pulire e strofinare... Per me è bellissima. Ho sete, beviamo dalla fonte. No, bevi dalle mie mani, Alisea. No, non farlo se non lo ami davvero. Questa è la mia fonte e io conosco bene i suoi poteri. Scusateci, signora, non vi avevamo vista e non sapevamo che questa fonte fosse vostra. Ma io non vi sto sgridando. Se volete bere, bevete pure. È tanto tempo che nessuno viene più qua giù. E io sono così felice che voi ci siate arrivati. Questo è un posto così nascosto che nessuno ci arriva mai. E io sono sempre sola. È bellissimo. Beata voi che vivete sempre qui. No, non vi meravigliate. Io sono nata dal riflesso del sole sull'acqua. Sono figlia della rugiada che bagna le piante al mattino. Sono l'anima di questa fonte magica. Il suo spirito buono. Lo spirito di quest'acqua magica. Quest'acqua è magica? E qual è il suo potere? Quello di proteggere il vero amore. Se due innamorati bevono quest'acqua, l'uno dalle mani dell'altra, nessuno li potrà mai più separare. Io allora vorrei bere dalle tue mani, sì. E io dalle tue dita. Bevi allora, perché io voglio amarti per sempre. Ma attenzione, se uno di voi due non è veramente innamorato, succederà il contrario. Sarete separati per sempre. Pensateci bene prima di bere. Non voglio che vi succeda niente di male. Siete così carini. Questa volta devi davvero sapere ascoltare il tuo cuore. Io non ho alcun dubbio. E tu? Se i vostri cuori sono sinceri, l'acqua della mia fonte proteggerà il vostro amore per sempre. E la vostra felicità sarà la mia, perché io adoro gli amori felici. Dove siete? Senti che dobbiamo partire! Fregatevi! Ma siamo in ritardo! Grazie! Questo posto non lo dimenticherò mai! Sai che significa questo? Che Azareth non ti troverà più! E nemmeno tuo padre ti troverà! Perché nessuno ci potrà separare! Guarda, eccoli! Quelli laggiù sono gli altri carri! Sono arrivati prima di noi! Ora proseguiremo insieme fino al nuovo mondo! Siamo riusciti a seminarli! Non poteva essere altrimenti! E invece no, guardate! Frusta i cavalli, Tizzone! Corriamo! Dobbiamo circondarli e non dargli tregua! Non sono dei soldati come noi! Non possono farcela! Presto, mettiamoci in cerchio! Uomini di Kurdok,
Dobbiamo difenderci! Non lasciatevi ingannare dai loro trucchi! Carica! Con un po' di trucchi, io dico che li teniamo a bada! Ma per quanto? Non siamo neanche armati, non abbiamo nemmeno delle frecce! Mi sembra il momento di giocare! E chi ti dice che stiamo giocando? Ce la faremo, Alicia. Non possono vincere perché non possono separarci. Sì, è vero. Lo spirito della folta ha detto che se ci amiamo nessuno può separarci. Hanno superato la barricata! Non potete scappare! Non avete scappo! Non riuscirete ad entrare! Non riuscirete voglio a prendere! Voglio combattere anch'io! Non mi allontanerò da te! Nessuno ci può dividere! Caricate! Attenzione! Adesso! Guarda come saltano! Ora davvero siamo salvi! Ora basta! Le armi degli uomini non sono sufficienti per creature come queste. Credevi di esserti liberata di me? No! Non puoi più riprendermi, Azareth! Tu non puoi separarmi da Damian. Davvero? Sì, perché io lo amo e lui mi ama. E se ci amiamo non possiamo essere separati. Vuol dire che uno di voi non ama abbastanza l'altro perché vi separerà. Tu non toccherai quei due ragazzi. Ma che maleficio è questo? Voi non potete nulla. Non posso muovermi. I miei piedi sono bloccati. Riprendetevi pure il vostro principe. No, no! Alicia, no, lasciatemi! No, lasciatelo! Damian, perché hai smesso di amarmi? Lasciatelo! Damian! Alicia! Damian! Damian! No, Alicia! No, lasciami! Damian! No! Il suo amore non è così forte da tenervi uniti. Arrenditi! E pensa ai tuoi fratelli. Sì, li ho ripresi. Cosa ti aspettavi? Non sono io che ho smesso di amarti! Non mi terrete lontano da lei! Alicia, eccomi! Attento, Damian! Ti salverò! Staremo di nuovo insieme! No! 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 Non appartieni a lui! Dimenticalo! Via! Serena! Eravamo appena arrivati al deserto quando è apparso all'improvviso! State tranquilli, ora sono di nuovo qui anch'io e non gli permetterò di farvi del male. Non pensi di meritare una punizione? Già sono stata abbastanza punita. Scoprire che l'amore di Damian per me non è così forte come mi aveva promesso è la mia punizione. A me non basta. E ti punirò a modo mio. I tuoi fratellini non cresceranno mai più. Rimarranno bambini per sempre. Madre! Madre! Oh, figlio mio. Mi dispiace. Non sono riuscita a fermarlo. Oh, non posso più nemmeno uscire dalle mie stanze. Volete dire che vi tiene chiusa qui come una prigioniera? Sì. Proprio così. Questa è la tua punizione, Damian. Tua madre non può lasciare le sue stanze per nessuna ragione. E se uscirà, le mie fedeli guardie hanno avuto ordine di ucciderla all'istante, senza neanche chiederle perché. Punisci me, non lei. Solo tu potrai liberarla. Il giorno in cui diventerai il crudele, il valoroso, lo spietato guerriero che io voglio tu sia. Solo quel giorno tua madre sarà libera. Cosa hai ottenuto con la tua stupida e inutile fuga? Non hai salvato i tuoi fratellini.
anzi hai peggiorato la loro situazione. Pensavi di aver trovato l'amore. L'amore. Povera piccola illusa. Come hai potuto pensare che un giovane principe potesse amare veramente te? Se il suo amore fosse stato vero, non avrei potuto separarvi. Basta! Basta! Non continuate a tormentarmi. Farò tutto quello che volete per liberare i miei fratellini. Non mi importa più di nient'altro. Molto bene. Dovrai essere umile e obbediente. E il momento in cui sarò convinto della tua fedeltà, allora libererò i tuoi fratelli. Te lo prometto. Ma ora riposati, dormi, perché domani dovrai pulire tutto il castello. Lo farò. Sarà fatto. Ora devo pensare solo a dormire. 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 Oh, signora della fonte, avevate ragione voi. Non dovevamo giurarci eterno amore. Sono riusciti a separarci. Damian non mi amava abbastanza. No, non è così, Alisea. Non piangere. Voltati e guarda dietro di te. Alisea! Alisea, amore mio! Damian! Oh, Damian! Amore mio, perché hai smesso di amarmi? Non ho dubitato un solo istante del mio amore per te. È bello sentirtelo dire almeno in sogno. Ma anch'io sto sognando. Questo è il mio sogno. No, questo è il mio. State facendo lo stesso sogno. Sì, vi state sognando tutti e due, perché è l'amore che vi unisce ancora. E non è vero che uno di voi due non ama abbastanza l'altro. Vi amate entrambi, e tantissimo. Ma allora perché sono riusciti a separarci? Siete separati nella vita fisica, perché in quella io non ho alcun potere, ma non in quella spirituale. Per questo vi potete incontrare nei vostri sogni. E io che pensavo che tu non mi amassi più. Anch'io ho dubitato di te, ma adesso possiamo stare insieme per sempre. Fuggirò di nuovo. Anch'io troverò il modo di ingannare un'altra volta Azareth. No, non posso. Per i miei fratelli. Neanch'io. Per mia madre. Il nostro amore è senza speranza, spirito della fonte. No, non è vero. C'è sempre una speranza. È solo una questione di tempo. Certo, ci vorranno diversi anni prima che Kurdok liberi Diomira e che Azareth restituisca i tuoi fratelli. Ma solo quando questo avverrà, vi potrete ritrovare. Anni? Quanti anni? Hai paura che gli anni possano cancellare il tuo amore? No, il mio no. No, neanche il mio, dolce signora. Aiutaci, per favore. Sì, aiutateci. Aiutateci voi. Sì, vi aiuterò. Voi siete gli unici amici che ho e farò di tutto per aiutarvi. Ascoltatemi bene. Lasciamo passare 7 anni e fra 7 anni precisi, in questa stessa notte, vi potrete rincontrare nei vostri sogni. Proprio qui, alla mia fonte. Ma ovviamente questo avverrà solo se vi amerete ancora. Sì, in questa stessa notte, tra 7 anni, ci sarò. Anch'io, amore mio. Fra 7 anni, amici miei. Fra 7 anni. Ma è tantissimo tempo. No, non piangere. Non sprechiamo questo sogno con le lacrime. È vero, non devo essere triste. E il ricordo di questo sogno mi aiuterà a sopportare questi lunghi anni. Sapendo che mi riporteranno da te, saranno brevissimi. Passeranno in un lampo. Stringimi, stringimi forte. Che succede? Che ti succede? Mi stanno portando via. No, non voglio, non andartene. Non posso farci niente, mi stanno svegliando. Non svegliarti, ti prego, amore mio, non farlo, ti prego. No. Damian. Non voglio, no. Non voglio. No. Amore mio. No, no, no. Svegliati, no. Svegliati. Tu, avanti, sveglia, svegliati. Vuoi aprire gli occhi? No. Ma non voglio svegliarmi. Su, hai dormito abbastanza. Comincia il tuo addestramento.
Come sapete, questa fontana è stata costruita intorno a un pozzo naturale. Un pozzo di immensa profondità. Infatti, si dice che il suo fondo coincida con il centro della Terra. Sono solo leggende, padre. Solo leggende. Meglio per te, allora. Perché il tuo compito sarà più facile. Dammi l'anello di tua madre. Cominciamo piuttosto male. Mi dimostri così la tua obbedienza? Quando sarai riuscito a riportare quell'anello, sarai pronto per comandare il mio esercito. Ora va. Cerca di riprenderlo. Non ce la farò mai. Devo allenare il mio corpo. Non posso mica nuotare fino al centro della Terra. So che non ce la farai, ma provaci. Comincia a provarci. E se non riesci a farlo per me o per te stesso, pensa a tua madre. Soltanto dopo che Damian riuscirà in questa impresa, io gli affiderò il comando del mio esercito. Soltanto allora sarà degno di prendere il mio posto. Non ce l'ho fatta! Non ce l'ho fatta, padre! Già ti arrendi? Riprova ancora, avanti. Ogni volta va un po' più giù. Più giù! Più giù! Ecco l'anello. Ora liberate mia madre. Adesso hai il diritto di portare quell'anello al dito. Adesso è tuo per sempre. Nessuno te lo potrà mai più togliere, figlio mio. Dovete aver paura. La porta è aperta. Siete liberi, grazie a vostra sorella. Ora muovetevi. Andate su a riabbracciarla. Forza! Se non volete che mi trasformi in ratti! Certo, me lo sentivo. Questo è un giorno speciale per me. E non soltanto perché voi siete liberi. È bello essere liberi. Sei diventata proprio grande. Beata te. Ancora un anno di sottomissione e di ubbidienza e i tuoi fratelli potranno crescere.
Ora che mia madre è libera, anch'io sono libero di pensare di nuovo alla mia vita. E quando tra un anno diventerò capo dell'esercito, Lustos, potrò sposare la donna che voglio. Dovrai scegliere una moglie degna del tuo rango, Damian. Oh, io ho già fatto la mia scelta da tempo. E questa notte saprò se lei ancora mi ama. Stanotte, finalmente, mi sarà concesso di vederla di nuovo. Allora devi uscire dalla reggia. Ti serve il mio aiuto. No, sì, mi puoi aiutare, ma non ad uscire dal palazzo. Vieni, ti spiego cosa devi fare. Devi solo stare di guardia alla mia porta. Nessuno mi deve svegliare. Ma se dormi tutta la notte, come farai ad incontrarla? Non preoccuparti di questo, Lustos. So io qual è il modo per incontrarla. Tu sta solo sveglio e mi raccomando, fa che nessuno entri nella mia stanza. D'accordo. Rimarrei sveglia tutta la notte a guardarvi. Ma stanotte non posso. Sono in attesa di questo momento da anni. Ho un appuntamento a cui davvero non posso mancare. Aiutami a dormire notte e fa che nessuno mi svegli all'improvviso. Accompagnami dove lui mi aspetta. Ma se non ci sarà, ti prego, svegliami di colpo, affinché io non rimanga da sola a cullare la mia solitudine. Aiutami a dormire, a dormire, a dormire. Eccomi, dolci acque dei miei sogni. Sono tornata e spero di non essere sola. Ditemi, ritornerà da me. Alisea! Damian! Sono qui! Damian, sei venuto! Sei tornato da me! Perché ne dubiti? Ero sicuro di tornare. Tu sei rimasto come eri un tempo. Gli anni non sono passati per te. Veramente sei tu che sei rimasta una bambina? No, io sono una donna. Sei tu che sei rimasto così come ti ho visto la prima volta. Ma anche tu sei la stessa di allora. Io invece ormai sono un giovane guerriero. A me sembra che ci stiamo mentendo. Forse siamo vittime di un maleficio. È un maleficio. Altrimenti perché ci dovremmo mentire? Forse non ci stiamo mentendo, Damian. Bambina, nel mio sogno io sono adulto e tu no! Ed è per questo che non mi abbracci. Ma anche tu non mi stai abbracciando. L'importante è che tu sia qui. Oh sì, come potevo mancare? È solo questo che conta. E anche tu sei qui. Questo vuol dire che ancora mi ami. Ne hai forse dubitato? Oh no, ma... Come avrei potuto smettere di amarti? Oh, Alisea. Ti ho sempre amato. Non ho smesso neanche per un istante. Anch'io ho pensato a te ogni momento, ogni istante. Ma allora perché non ti vedo come sei? Perché anch'io non riesco a vederti come sei ora. Non disperatevi, amici miei. È normale che sia così. Voi vi state incontrando realmente. Ma è pur sempre solo un sogno. E i sogni appartengono alla vostra fantasia. Ciascuno di voi due sta facendo il suo sogno. Ma perché io vedo Damian come era da bambino? Perché questa è l'unica immagine di Damian che conosci. Tu non sai come è diventato Damian da adulto. Nella tua mente non esiste la sua immagine di adulto. Non puoi sognarlo che così. Ma sta tranquillo. Lui ti ama ancora. È solo questo conto.
Quindi lo stesso succede per me. Ma certo, sì. Anche tu puoi vedere nel tuo sogno l'unica Lisea che conosci. Quella che hai visto l'ultima volta nella vita reale. Allora, tu per me sarai sempre una bambina. Anche tu per me, ma non per questo smetterò di amarti. Ma è così solo perché ci incontriamo nel sogno. Dobbiamo incontrarci nella realtà. Ma io non posso prima di un altro anno. Nemmeno io, però tra un anno, quando diventerò capo del mio esercito, sarò libero di sposare chi voglio. Sì, ma se tra un anno non mi amerei più. E tu, anche tu, potresti dimenticarti di me. Ma come? Avete aspettato per 7 anni e vi spaventate per un solo anno ancora? Vi regalerò un altro sogno, amici miei. Fra un anno, in questa stessa notte, vi potrete rincontrare qui. E se ci sarete tutti e due, significa che non avrete smesso di amarvi. Fra un anno. Un solo anno. Che cos'è un anno? Durerà l'attimo di un sospiro, l'istante di un'allegra risata. A presto. Io ci sarò, amore mio. Dopotutto, che cos'è un altro anno? Anch'io ci sarò. Non ho bisogno di sapere come sei diventato per amarti. Tieni questo anello. Come pegno del mio amore. Te lo riporterò tra un anno, amore mio. No, non svegliarti, non svegliarti, amore mio. Un bacio, solo un bacio. No, io non voglio andare via. Ma cosa ci fate voi qui? Vi pare bello spiarmi mentre dormo? Parlavi nel sonno. Dicevi, Damian, Damian. Ma chi è questo Damian? E poi ti abbracciavi al cuscino così e dicevi baciami, amore mio. No. Questo non è vero. E non è esatto. E poi io non gli ho dato nemmeno un bacio. Sognavi? Sì, ma era come se fosse vero. Ed era un bel sogno? Oh sì, era meraviglioso. Sognavo che eravamo liberi e contenti e andavamo tutti a vivere nel mondo nuovo, dove il male non esiste e dove sono tutti felici e liberi. Ed è lì che andremo, io e voi. E Damian? Smettila di prendermi in giro. Guarda un po' qua, guarda che cosa ho trovato. Un anello, un anello. È prezioso, sembra molto prezioso. Ma com'è finito nel tuo letto? E cosa vuol dire? Vuol dire che il mio non è solo un sogno e che Damian mi ama veramente. Sì, ti ama, sorellina. Vi amate tutti e due. Solo che fra un anno tu sposerai me. Non rivedrai mai più il tuo Damian perché questa ti impedirà di sognare. E tra un anno esatto, quando dovrai incontrare ancora il tuo grande amore, non ti riuscirà di sognarlo. E Damian sarà solo, giù alla fonte dei sogni. E anche se ti venisse a cercare, non ti troverà mai, perché tu sarai qui. Alisea! Alisea! Eccomi, arrivo! Sono qui, Azareth. Hai il volto raggiante. Immagino che sia la gioia di poter vivere di nuovo insieme ai tuoi fratelli. Sì, è vero, è la mia unica gioia. Hai visto che alla fine ho realizzato il tuo sogno. E adesso sta a te. Comportati bene ancora per un anno e io lascerò che i tuoi fratelli crescano alti, forti e liberi. Grazie, Azareth. Voglio brindare con te. Allora, brindiamo ai miei fratelli? No.
Io voglio brindare ai sogni. Ai sogni che si realizzano. Allora, ai sogni. Sì, ai sogni che non farai più, sorellina. Ecco tuo figlio, il figlio che hai sempre voluto. Sì. Ora posso dire che riconosco il figlio che ho generato. Mi dispiace per te, Diomira, ma da oggi in poi le sue poesie Damian le scriverà con la punta della spada. Oh, io speravo solo che non diventasse come te. E invece ho vinto io, Diomira. Ho vinto ancora. E quando io non ci sarò più, ci sarà comunque un altro Kurdok per tramandare la mia gloria. Non ti libererai mai di me. Eccomi, padre. Sono qui per chiedervi quello che mi spetta. E vi consegno le armi che mi hanno aiutato ad apprendere l'arte del potere e della lotta. Ora ti riconosco come mio figlio. Ora riconosco la linea del mio sangue. Con questo medaglione io ti nomino capo supremo del mio esercito. Guardami, Damian. Giura solennemente che combatterai, conquisterai, sottometterai tutti i popoli che non riconosceranno il tuo potere. Giuro che combatterò, padre. E vi giuro inoltre che conquisterò alla causa della giustizia e della saggezza tutti quelli che si ribelleranno o disobbediranno ai miei... Non è questo il giuramento. Non fare di testa tua. Devi ripetere esattamente quello che dico io. Non ti sto consegnando la spada sacra per difendere la giustizia, ma solo per imporre il tuo potere. Giura che combatterai. Conquisterai. Io combatterò e conquisterò. E sottometterai. Devi dirlo. Dillo o dovremo ricominciare tutto da capo. Dillo, Damian, è solo una parola. E va bene, padre. Con questa spada io combatterò. Conquisterò e sottometterò nel nome di mio padre e del mio popolo. È stanotte che sognerai, Damian. Sì, ma parla piano. Azareth ha mille orecchie, potrebbe sentirci. Ma Damian porterà anche noi con sé. Non strillare e non fare mai il suo nome qui dentro. Ma noi quando cresceremo? È vero, è passato un anno da quando ci ha liberati. Ora deve mantenere la sua promessa. Sì, è vero, voglio crescere. La manterrà, ve lo prometto. Gliela farò mantenere io. Anche a costo... Sorellina, dove ti sei cacciata? Vieni qui. Sì, arrivo, Azareth. Vengo subito. Sorellina, ricordati di noi. Sì, ricordati della promessa. Sì, mi raccomando, non ti dimenticare.
darsi che da domani sarà tutto diverso. Forse questo incubo sta per finire. Alisea! Alisea! Sto arrivando, Azareth! Eccomi, eccomi! Sì. Devo trovare il coraggio di parlargli chiaramente. Non posso più attendere. Insomma, sorellina! Dove sei? Sto arrivando, Azareth! Che oggi è un giorno speciale, tu lo sai, vero? Sì, certo, Azareth. Lo ricordo benissimo. È passato un altro anno e voi mi avevate promesso. Io ho sempre mantenuto le mie promesse. E voglio mostrarti una cosa che ho per te. Guarda. È per me. No, è troppo bello, è troppo per me. Domani tu non sarai più la mia serva. Se questo vestito è la mia libertà, allora non esiste un dono più grande. Portalo pure nella tua stanza. E domani, quando ti svegli, indossalo. Con quest'abito vedrai che sarai una bellissima sposa. Sposa? Sposa di chi? Mia, cara. Te l'avevo promesso. No, ci avevate promesso la libertà. E avevate detto che i miei fratelli sarebbero cresciuti. E così sarà. Ma io non posso sposarvi. È una cosa impossibile. E io ho già... Vuoi dire per caso che nel tuo cuore c'è già qualcun altro? No, nessuno. Non è questo, è che io... Io non vi amo. Te l'ho forse chiesto? No. Ti ho solo concesso l'onore di sposarmi. I tuoi fratelli saranno liberi per sempre domani e tu sarai la regina del mio regno. E se qualcuno oserà mettersi fra di noi, si pentirà di essere nato. Sì, accetto di sposarvi. Molto bene. Farò come volete, Azareth. Vi assicuro che non c'è nessuno nel mio cuore, ma se proprio devo sposarvi, liberate oggi stesso i miei fratelli. Ve lo chiedo come dono di nozze. Fateli partire per il mondo nuovo. Non voglio che vivano con noi. Non ti fidi di me? Pensi che dopo il matrimonio io possa fargli del male? Ve lo chiedo in ginocchio, Azareth. Solo per questa volta. Datemi una prova di bontà. Liberateli adesso. Per lasciarti scappare con loro? A che servirebbe? Voi tornereste a prendermi. Vi prego, ho bisogno di un vostro gesto di bontà. Uno solo. Almeno potrei iniziare ad amarvi. Non mentire con me, è inutile. Mettetemi alla prova. Non voglio sposarvi per paura. E se voi liberate i miei fratelli, almeno potrò sposarvi per gratitudine. E va bene. Sia per gratitudine. Oggi è il giorno più felice della mia vita. Perché siete così triste? Perché sei diventato come lui, Damon. Come tuo padre. Davvero credete che io sia come lui? Madre, guardatemi negli occhi. No. No, no. Io lo so che dentro di te tu non sei come lui, Damon. Ho paura che col tempo la guerra, le armi, gli spargimenti di sangue induriranno anche il tuo cuore. Non dovete pensare a questo, madre. Io ho accettato di diventare un guerriero soprattutto per voi, per evitare che vi facesse del male.
Ed è questo che mi fa più soffrire. Ho riguadagnato la mia libertà a un prezzo troppo alto. Già il fatto che tu consideri così bello il giorno in cui ottieni il comando del suo esercito è una cosa che... Ma non è per quello che sono felice, madre. Io sono felice perché... stanotte è la mia notte. È la notte in cui finalmente la rivedrò. E saprò se ancora mi ama. La fanciulla del sogno. Voi non mi credete. Non avete mai creduto alla mia storia. È una bellissima storia. E significa molto per me. Significa che il poeta che è dentro di te è ancora vivo. Ma io non l'ho inventata. Altrimenti, dove ho messo l'anello? L'ho perduto? No, io l'ho dato a lei. Gliel'ho dato in sogno, ma lei esiste davvero. E io l'amo davvero. E allora il tuo amore ti salverà, Damian. Se il tuo sogno è reale, continua a sognare. E trasforma il tuo sogno in realtà. Valla a cercare ora. Nemmeno tuo padre te lo può più impedire. Adesso che ha ottenuto quello che voleva, starà tranquillo. E niente e nessuno ti separerà più da lei. Sì, e se questa notte mi verrà di nuovo in sogno, vorrà dire che lei mi ama ancora. E allora io domani stesso andrò a cercarla. Nessuno potrà impedirmelo. Le trombe! Che vuol dire? Che succede? Guerra! È scoppiata la guerra! Siamo in guerra! Anche siamo in guerra! Sì! È guerra! Re Meslik si è ribellato! E il suo esercito è già in marcia! Non aspettavo altro per mettere alla prova il valore del nuovo comandante. Se ne avessi ancora le forze, andrei io stesso, a capo dei miei prodi guerrieri! Ma il mio tempo è passato. Sarà mio figlio che avrà l'onore di guidare il nostro esercito. Preparate le armi, perché partirete prima che tramonti il sole. No, non stanotte. Non posso partire stanotte. Lo so, Dan. Lo so. Ecco il campione, il nostro eroe. Il condottiero che soffocherà questa rivolta nel sangue. Evviva! Sono pronto, padre. Organizzerò l'esercito e domani ci metteremo in marcia. No, subito. L'esercito è pronto. Non si può perdere neanche un istante, Damian. Le truppe nemiche sono già ai confini. Non devi farle entrare. Ma se marciamo tutta la notte, i soldati arriveranno alla battaglia già esausti. Magnifico. Devono arrivarci già infuriati e rabbiosi. E non c'è niente di meglio di una notte senza sonno spesa in miglia di galoppo per far montare il desiderio di battersi e di uccidere. Ma io, padre, ho un'altra strategia. Tienitela per te. Sei stato appena nominato e hai già la pretesa di cambiare le mie regole? Aspetta almeno finché non avrai un po' di esperienza. Fa come ti dico e la vittoria sarà tua. Fate presto, prima che lui ci ripensi. Qui avete acqua e cibo per parecchi giorni. Ma come faremo a trovare il mondo nuovo? Vi troverà lui. Se nel vostro cuore il desiderio di arrivare nel mondo nuovo è forte e sincero, allora lo troverete. E lì sarete al sicuro una volta per tutte. Nessuno vi farà del male. Sorellina, vieni anche tu con noi. Verrò. Presto vi raggiungerò e non sarò sola. Già, ma come farai con Azareth se domani davvero ti sposa? Stanotte, quando lo sognerò, io chiederò aiuto a Damian. Lui impedirà le nozze e poi verremo insieme da voi. Perché Azareth non ci ha fatto ancora crescere? Vi ha tolto la maledizione, o almeno è quello che mi ha giurato. Non potete crescere di colpo, ma di giorno in giorno diventerete più grandi. Ma così quando saremo grandi, tu sarai diventata vecchia, sorellina. Sarò come sarebbe stata la mamma. Non sposare, no, ti aspettiamo, prego. Verrò presto. Farò qualsiasi cosa per non lasciarvi da soli, ve lo prometto.
Niente lacrime. Ti prego, avevamo detto niente lacrime, te lo ricordi? Ho aspettato per tanti anni questo momento e voi lo sapete. Lo so, però mi viene da piangere lo stesso. Non dirlo a nessuno, ma sto per piangere anch'io. Vediamo chi è più bravo a trattenere il pianto. Io sono il più bravo. È vero, tesoro, sei bravissimo. E ora andate, svelti. Addio, sorellina. Ciao, sorellino. Ci aspettiamo. Addio, sorellina. Sire, l'esercito è pronto. Avrei voluto avere un figlio come te, Lustos. Mi onorate, sire. No, niente convenevoli, ascoltami. Voglio essere informato di ogni suo sbaglio. Voglio che Damian sia crudele e spietato con il nemico, ma soprattutto voglio che sia il primo a gettarsi in battaglia e l'ultimo ad allontanarsene. Sono certo che Damian lo farà. Non vi deluderà, sire. Lo spero. E questa speranza è l'unica cosa che mi tiene ancora in vita. Prima di morire devo sapere se ho generato un guerriero o un codardo. Guardalo combattere, Lustos. E poi vieni qui a riferirmi. Questa pozione non solo le impedirà di sognare, ma anche di dormire. A te, Alisea, e alla tua notte più lunga. Ci accamperemo qui per questa notte. Dobbiamo marciare senza sosta per arrivare prima dell'alba. Questo è l'ordine del re. Chi comanda questo esercito, Lustos? Io o mio padre? Tu, Damian. Ma forse... E va bene, allora non ci fermeremo. Ma io devo trovare il modo di dormire. Ho un appuntamento col destino. Sono partiti i tuoi fratelli? Sì, Azareth, sono già in viaggio. Ora ti fidi di me? Sì. Allora perché non ti siedi? Da domani sarai la padrona in questa casa. Proprio perché penso a domani vorrei andare a dormire presto, se non vi spiace. Sì, ma puoi anche sederti per un momento. Il tempo di bere insieme, di brindare. Da domani... tutta la tua vita cambierà. E capisco che tu sia emozionata. Sì, lo sono. Un po' di vino ti aiuterà a dormire, altrimenti resterai sveglia tutta la notte. Oh no, no, io voglio dormire. Quanta fretta! Il vino va centellinato lentamente, degustato. Una goccia alla volta. È solo l'emozione. Ho la paura. Paura di cosa? Beh, a volte i cambiamenti possono fare un po' di paura. E da domani i tuoi vestiti, le tue abitudini, il tuo aspetto, ogni cosa cambierà. Anche i tuoi sogni cambieranno. I miei sogni? Che c'entrano i miei sogni? Perché a te non piace sognare, sorellina? Sì. No, io non lo so. Credo di non averci mai pensato. Ma dovresti invece. Dovresti. Perché anche i tuoi sogni dovranno cambiare. Stanotte farai ancora dei sogni da serva, ma da domani sognerai da regina. Non ridete di me e dei miei sogni. Ma io non rido di te, Alisea. Anzi, sono felice per te. Ora va, dormi e riposa. Fino a domani.
che nessuno mi svegli, almeno non prima dell'alba. I tuoi ordini, Damian, nessuno ti disturberà. Conto su di te, amico mio. Stanotte per il nostro incontro lo terrò al dito. Così quando ci vedremo, tu capirai subito che io non ti ho mai abbandonato. Ho troppe cose da dirti per aspettare ancora. Devo dormire subito, non pensare ad altro che a te. E al momento in cui verrai a salvarmi da Azareth, amore mio. Ecco, sento che il sonno già avvolgendo. Eccomi, amor mio. Sto arrivando. Noi siamo le tre spose di Azareth. Il giorno stesso in cui siamo diventate sue mogli, lui si è impossessato della nostra giovinezza assorbendoci in lui. E la stessa cosa farà con te. Domani tu scomparirai dentro di lui, Alisea. Colpiscila al cuore, Alisea! Colpiscila al cuore! Colpiscila al cuore! No, no, questo non è un sogno, è un incubo. Devo riuscire a dormire. Devo dormire! Lo so quello che mi aspetta domani, ma più mi agito e meno riuscirò a dormire. E se non dormo non vedrò Damian e non potrò dirgli di venire a salvarmi. Devo calmarmi. Devo solo pensare a dormire, prima che sia troppo tardi. Eccomi. Eccomi, Alisea. Sto arrivando da te, amore mio. Sono qui, fonte dei sogni. Ho mantenuto la mia promessa. Ma lei dov'è? Perché tarda ancora? Forse devo bere un po' della tua acqua perché si rinnovi il miracolo. Ciao, amico mio. Bentornato. Dov'è Alisea, signora? Ditemi, perché non è venuta? Aspetta, Damian. Sappi aspettare. Lei verrà. Non può non venire. Lei ti ama ancora. Ne sono sicura. Farei qualsiasi cosa per voi. Ma questa volta non dipende da me. Stavolta è lei che deve addormentarsi per raggiungerti. Addormentati, amore mio. Fai in fretta, te ne prego. Io sono qui. Ti sto aspettando. Chiudi i tuoi occhi. Non lasciarmi qui da solo. No, no, non ci riesco. Non riesco a dormire. Dove sei, pozione del sonno? Dove ti ho messo? No, non è questa, nemmeno questa. Devo trovarla, deve essere da qualche parte. Non posso restare sveglia. E invece non dormirai. Zitto tu, io devo dormire a tutti i costi invece. Beh, mia cara, Azareth non è così stupido. Sicuramente ti ha dato qualcosa per non dormire. Il vino! Deve averci messo una pozione. Ma che ti importa anche se non dormi? Anch'io non dormo mai. Ed eccomi qui, fresco come una rosa. Possiamo tenerti compagnia noi. Non dormire. Non dormire. Ti teniamo compagnia noi. Sta zitta. Sta zitta. Io devo dormire. Non posso mancare all'appuntamento. Se non dormo tutto è perduto. Damian penserà che non lo amo più e non mi verrà a cercare. Perderò lui e perderò me stessa.
Alice, perché non arrivi? Dove sei? Dove sei? Dove sei? È possibile che non ci sia più in te abbastanza amore? Mi dispiace tanto, Damien, ma purtroppo non tutti gli amori sono eterni. Il nostro sì. Io sento che lei mi ama ancora. Ne sono certo. Vorrei tanto darti una speranza. Tu non sai quanto lo vorrei. Forse non era questa notte. Forse ho sbagliato io. No, tu sei stato puntuale, Damien. Da parte tua non c'è stato nessun errore. Ma allora, se non è così, che cosa le è successo? Se tu lo sai, ti prego, dimmelo, dolce signora. Come posso saperlo io che appartengo solo al mondo dei sogni? Solo tu puoi scoprire la verità, Damien. Solo tu. Ma come? Ti prego, dimmi come. Cercala nel mondo reale, Damien. Non perdere tempo. Corri a cercarla. Non rimanere chiuso nel tuo dolore. Nel dubbio che lei non ti ami più. La verità aiuta e guarisce più di qualsiasi fantasia. Corri da lei. Non hai più bisogno dei sogni. Sei sana, sorellina. E anche lui è solo. Come farete adesso, eh? Cosa ti rimane ormai? Lui non ti amerà più perché lo hai abbandonato. Tu sei mancata l'appuntamento. Hazard ha vinto. No, non ha ancora vinto. E tanto meno voi. Potrei bruciarvi, farvi a pezzi, ma non sono così crudele. Comunque vi conviene smetterla, perché potrei anche ripensarci. Ho bisogno di te. Se proprio devo sposarmi, che sia al più presto. Che fai, sorellina? Hai rinunciato a dormire? Visto che non posso sognare stanotte, avrò un incubo. Ma questo non sarà il mio incubo. Sarà l'incubo di colui che ha rubato tutti i miei sogni. Alisea! Tanto tempo aspettavo questo momento, sorellina. Sapevo che saresti tornata da me. Le spose di Azareth mi stanno aspettando e io solo posso liberarle, e tu sai come. Nello stesso modo in cui libererò me stessa. Ma attenta. Usami prima che ti dia un bacio, perché sarà con un bacio che lui ti berrà l'anima. Azareth, sono sveglia! Sono qui per te! Se dobbiamo sposarci, facciamolo subito! Chiamo a testimone il tuono e la notte e la tempesta a far da damigelle! Il nostro non è un matrimonio che si può celebrare alla luce del sole! Eri così ansiosa di sposarmi che non sei riuscita a dormire? Non è stata la mia ansia che mi ha tenuta sveglia. E tu lo sai bene. Cos'altro potevo fare? Non potevo certo permettere che proprio la notte prima del nostro matrimonio tu ti incontrassi con un altro amore. Io ti sposo solo perché non ho altra scelta, Azareth. Ma se devo farlo, facciamolo subito. Da inizio al rito. Invoca le forze che devono assistere a questa nostra unione. Chiama dalle tenebre i tuoi ospiti. Non ci sarà nessun altro, Alisea. Soltanto io e te. E un bacio. Con questo bacio io ti sposo. Non hai ancora finito, Alisea. Completa la tua opera, avanti. L'hai solo ferito, colpiscilo al cuore. Colpiscilo ancora. Liberati per sempre di lui. No, non chiedermi di farlo ancora.
Non potrei mai. No, torna indietro, Alisea. Devi colpirlo al cuore. Non hai ancora finito. Devi colpirlo al cuore. Va, corri, ti prego. Devo arrivare alla reggia del re al più presto. Devo vedere Damien. Non deve pensare che io non lo amo più. Di me. Ma non puoi rinunciare all'onore e alla gloria solo per inseguire un sogno. Questo sogno è la mia vita. È la sola cosa per cui vivo. Affido a te il comando. Addio, Lustos! Non mi ha colpito il cuore. Non posso morire. Devo trovare al più presto un altro corpo in cui vivere, un corpo più giovane per poter continuare a regnare sul male e soprattutto per vendicarmi di quella stupida donna. Un altro corpo, il corpo di un giovane uomo che sia ancora nel fiore degli anni, un ragazzo ancora pieno di speranze, ancora disposto a lottare contro tutto e tutti in nome dell'amore. Damien. Cercarmi ancora. Io sono sempre qui, con te. Sono qui, Damien. Sono qui, amore mio. Presto, Damien. Presto. Eccomi, amore mio. Arrivo. Damien, non lasciarmi. Ho paura. Aiutami. Non lasciarmi sola. Damien! Damien! Alisea! Damien! Amore mio! Perché non mi ami più? No, amore mio. Non andare via.
Non lasciarmi. No. No. Vi ho sentita gridare nella nebbia. Eravate inseguita? No, ho avuto solo paura. Sono in viaggio da questa mattina e questa nebbia improvvisa. È che sono molto stanca. Potete riposare qui, ma dovete accontentarvi, è la tenda dei bagagli. Siamo fuggiti in fretta alla voce che sta per scoppiare una guerra, ma con questa nebbia era impossibile andare avanti e così ci siamo accampati. Una bellezza come voi, però, non dovrebbe viaggiare tutta sola. Specialmente quando è così ricca. Io non sono sola, sto viaggiando con i miei fratelli, ma poi la nebbia ci ha separati. Immagino che arriveranno qui a momenti. State tranquilla. Se arrivano, vi verrò a svegliare subito. Dovete arrangiarvi, purtroppo non possiamo offrirvi un letto. Non preoccupatevi, ho dormito in posti peggiori. Buonanotte, allora. E dormite tranquilla. Damian, come farò a dormire se non so nemmeno dove sei? Amore mio, che avrai pensato di me? Avrai creduto che non ti amo più. E allora forse avrai smesso di amarmi. Noi non siamo mai stati tanto lontani come adesso. Venite avanti, cavaliere. Se è vostra sorella che state cercando, è qui con noi. Io non ho sorelle. Mi sono solo perso nella nebbia. Beh, la nebbia non se ne andrà prima di giorno. Fermatevi a dormire, sembrate molto stanco. Chi è? Che cosa volete? Non abbiate paura. Sono qui con un altro viandante che ha perso la strada. Ma non è uno dei vostri fratelli. Questa tenda servirà a separarli. Mi dispiace, signora, di avervi svegliata. Se preferite, resterò fuori. No, non voglio che soffriate il freddo per colpa mia. Cercherò di non fare rumore per non disturbare il vostro sonno. Non potrei comunque dormire stanotte. Neanch'io. Attendo solo l'alba, perché devo rimettermi in viaggio il più presto possibile. Anch'io. Se non fosse stato per la nebbia, non mi sarei mai fermata. Il vecchio mi ha detto che aspettate vostro fratello. Sì, non viaggio da sola. Purtroppo la nebbia ci ha separati. Ma spero che trovi anche lui questo accampamento. Forse vi starà cercando nella foresta e sarà disperato perché non vi trova. È terribile perdere qualcuno che si ama. Io posso capirlo. Anche voi avete perso qualcuno? Sì, ma non una sorella. Ma vi prego, perdonatemi. Mi fa troppo male parlarne. Anch'io ho il mio dolore, quindi posso capirvi. Quando l'amore è l'unica forza che ti tiene in vita, perderlo è come perdere la vita stessa. E io ormai ho perso tutto. Per questo non riesco a dormire. È il pensiero di colui che amate che vi tiene sveglia. Sì, ma solo perché temo che ormai non mi ami più. Ma non voglio rattristarvi con la mia storia. Piangete. No, era solo una lacrima. Ma ora è passato. Adesso dormite, cavaliere, vi prego. E come potrei? Tutte le volte che chiudo gli occhi io la vedo. Non riesco a rassegnarmi. Anche se è lei che mi ha lasciato. Ma non dovreste arrendervi così presto. Voi siete sicuro che lei non vi ami più? No.
Per questo devo trovarla. Allora vi prego, seguite il mio consiglio. Non arrendetevi, continuate a lottare. Può darsi che lei pensi di non amarmi, ma forse se sapesse quanto soffrite, vi amerebbe ancora. Ne siete sicura? Davvero lo pensate? Sì, io lotterò sempre per il mio amore. Le vostre parole mi riaprono il cuore. Mi danno nuova speranza. Forse perché anch'io spero ancora. Anche se può sembrare assurdo, io spero di non averlo perso per sempre. Finché almeno uno dei due è certo del proprio amore, bisogna continuare a sperare. Sì, avete ragione. Ed è per questa lieve speranza che ancora vivo. Grazie, vi ringrazio di avermelo ricordato. Dormite un po' adesso. Vi proteggerò io. Nessuno disturberà i vostri sogni. Se riuscirò ancora a sognare. Sicuramente vi amo ancora! Oh, e ora te, vecchio! No, no! Non fatevi del male, vi prego! Quando ospitate qualcuno, se c'è un prezzo da pagare, dovete dirlo subito! Cosa significa quel medaglione attorno al tuo collo? Cosa è successo a Damian? Vi siete scontrati? Dimmi, Damian si è perso nella battaglia? O forse è morto? No, no! Damian non è morto. E ancora non c'è stata battaglia. Allora che cosa ci fai qui? Perché mai indossi tu le insegne del comando? Avanti, dimmi cosa ha fatto mio figlio. Giuro che ci ha abbandonato! È fuggito via! È fuggito? Mio figlio è scappato via! Scappato come l'ultimo dei codardi! No, non è così. Non è fuggito per paura, ma per amore. Per amore? Mio figlio sarebbe scappato soltanto per amore. Io lo maledico per l'eternità! No, Sire! Non fate così, lui tornerà! Va, Lustos! Torna in fretta dal tuo esercito e vinci questa guerra per me! Mia regina! C'è una fanciulla che ha detto di mostrarvi questo. Damian, falla entrare. Sì, maestà. Perdonatemi, mia regina, ma dovevo vedervi.
Se mio figlio ti ha donato questo anello, insieme al suo cuore, non devi scusarti né inginocchiarti di fronte a me. L'ho perso. L'ho perduto per colpa mia. Ora lui non mi ama più. No. Non piangere, non piangere. A tutto c'è rimedio. Dimmi. Raccontami tutto. Nulla è ancora perduto. E invece sì. È una storia lunga e dolorosa, ma io ho mancato la mia promessa. Non hai potuto sognarlo. Voi allora sapete dei nostri sogni? Sì. E quasi non volevo crederci. Ma questo anello prova che è tutto vero. Che tu sei reale. Adesso Damian penserà che io non l'amo più. Ed è anche partito per la guerra. Io devo raggiungerlo. Deve sapere che lo amo ancora. Perdonatemi, regina, ma il re... Che è successo? Il re sta male. Sta morendo. Sono qui, Kurdok. Sono accanto a te. E non sono sola. Sono con la donna amata da Demia. Colei che un giorno darà un successore alla tua dinastia. Voglio vederla. Dille di venire più vicino. Vieni più vicino. Più vicino. Voglio riuscire a vedere bene in faccia la donna per la quale mio figlio... Come ti chiami, fanciulla? Alisea, Sire. E allora sappi, Alisea, che Damian è davvero degno del tuo... amore. Per te e per noi si è battuto come il più valoroso fra tutti i guerrieri. È stato il primo a lanciarsi in mezzo alla mischia e ci sono volute 1000 frecce per riuscire ad abbattere. Ma che cosa dite? Kurdok, che cosa stai dicendo? La verità. Nostro figlio Damian è morto da eroe combattendo la sua prima battaglia. Non è vero. Sì. Sono appena venuti a darmi la notizia. E dov'è il suo corpo? Dicono che è stato trafitto da più di 1000 frecce. E poi è precipitato dentro il fiume. E mentre la corrente se lo portava via, mio figlio non faceva altro che chiamarti a invocare il tuo nome, dolce fanciulla! No! Non è possibile! Tu hai ucciso mio figlio! Tu l'hai fatto diventare un guerriero! Hai spinto alla morte. Almeno è morto da eroe. Eccomi, Azaret! Non ti temo, sono venuto a riprendere quello che è mio! Dove sei, Azaret? Non ti nascondere! Che cosa hai fatto ad Alisea? Avanti, perché non ti fai vedere?
Vieni fuori! Ti aspetti! Vieni fuori! O forse mi temi! E perché dovrei temerti? E allora perché non ti mostri? Perché non è me che sei venuto a cercare. Se vuoi vedere la tua amata, seguimi. Se questo è uno dei tuoi trucchi... Perché dovrei ingannarti, Damian? Io non ho paura di te. Io so che Alisea non può più amarti. Non è vero! Voglio che sia lei a dirmelo! E allora chiediglielo! No! Non può essere lei! Dimmi che non è lei! Guardala! Lei è... Alisea. No, non ha il mio anello al dito. Hai bisogno di un anello per riconoscere colei che ami? L'ultima volta che l'ho vista era una bambina. Allora potrebbe essere questa. Lei aveva i capelli neri. Allora quest'altra. Dimmi qual è, dimmelo. Affinché io possa piangere sul suo corpo. È una di loro, Damian. Sono le mie spose. Mi hanno donato la loro giovinezza per amore. No! Loro non ti amavano. E Alisea non ti avrebbe amato mai. Tu credi, Damian? Ma se davvero non mi amava, perché non è venuta al vostro appuntamento alla Fonte dei Sogni? Perché tu gliel'hai impedito. No. L'ho uccisa. Maledetto! No! Alisea è morta. Rassegnati, Damian. È morta. E anche tu morirai! Nazareth! Tu morirai con lei! Sono qui, Damian! Se davvero vuoi uccidermi, dovrai prima raggiungermi. Ti raggiungerò dovunque, non dubitare! Hai proprio paura che ti raggiunga! No, io voglio che tu mi raggiunga, Damian. Ho bisogno di te più di quanto tu non creda. Sono qui, Damian! Non farmi aspettare oltre! Io ho bisogno di tornare in vita, Damian. E per farlo mi servi tu. Io ti raggiungerò, Azareth! Punirò la tua crudeltà! Cazzerò nel nulla insieme al tuo esercito di spettri! Continua a batterti, combatti senza risparmiarti. Io voglio che tu sia talmente stanco e così assetato da non desiderare nient'altro che bere. Addio, Kurdok. No! Resta con me.
Non lasciarmi qui sola, Dio mio. Ho paura. Ma non hai avuto paura quando hai mandato tuo figlio incontro a una morte certa. Sapevi che lui non era fatto per la guerra. Io non voglio morire da solo, Dio mio. Ti prego. Non farmi morire da solo, Dio mio. Torna indietro. Te lo urtino. Dio mio. Dio mio. Non lasciarmi solo. Non lasciarmi. Dove ti nascondi? Tanto non puoi sfuggirmi, Azareth! Allora avanti! Mettimi alla prova! Tanto non mi importa di morire. Adesso che Alicea se n'è andata per sempre. Ma tu dovrai venire con me, Azareth. Trascinerò anche te nella fine, così la pagherai per tutto il male che hai fatto. A me basta poco per riacquistare le forze. Anche un sorso d'acqua. E poi sarò in grado di combattere di nuovo. Ci saremo per sempre uniti. Lo spirito di Azareth nel corpo di Demian. È nato un nuovo e crudele conquistatore. Da questo momento il nostro nome sarà Verderet. Ed insieme cercheremo quella donna che ha osato mettersi sul mio cammino. Promettimi che tornerai. Con te vicina mi sembra quasi che il mio Demian sia ancora vivo. Ora va, prima che la notte oscuri la via. In marcia! Ah! Prima ci batteremo contro l'esercito di Meslik. Ma poi attraverseremo il deserto alla conquista di quel mondo nuovo che secondo la superstizione dovrebbe essere un regno inespugnabile. Noi riusciremo a conquistarlo! E quando anche il mondo nuovo sarà sotto il mio dominio, allora, ma solo allora, ci scaglieremo con il nostro potente esercito contro l'impero di Kordok! Nessuno potrà fermare il nostro cammino, perché nessuno riuscirà mai ad uccidermi! Questa è la sola ed unica arma che può trapassarmi il cuore. Ma nessuno riuscirà mai ad usarla, perché per prenderla dovrebbe naturalmente vedersela con me. Questo pugnale ed io da oggi in poi staremo sempre insieme, perché è la garanzia della mia immortalità. E adesso, miei prodi, alla conquista!
voglio sentire solamente urla e pianti. Il nome di Verderet dovrà risuonare nell'aria come un grido di orrore e di vendetta. Miei prodi distruggete. Non risparmiate nessuno. Dovete seminare solamente odio e morte. Nuovo non è lontano. Presto, presto! Andate, signore. Vi copriamo noi le spalle. Fuggite prima che sia troppo tardi. Via! Rifugiatevi in casa! Chiudete tutte le porte! Presto! Presto! Calmati, straniera! Cosa qui dici? Non può accaderti nulla! Stanno arrivando! Chi? Mi attaccheranno! Di cosa parli? Di cosa parli? Non è possibile, figliuola! Questa è la terra della felicità! Calmati! Stai tranquilla! Mettetevi in salvo! Presto! Ma cosa dici? Presto! In salvo da cosa? Chi sei, straniera? Preparatevi a... Ma che succede? Presto, saranno qui! Mi stanno inseguendo! Se lo prenderanno anche con voi! Non ti preoccupare, vi prego! Prendersela con noi! Questo è il regno della felicità! Non lo sarà per molto! Ascoltatemi! Dovete difendervi! Calmati, nessuno può farti del male qui! Sei al sicuro adesso! Sei stanca e sconvolta! Datele un po' di acqua! Vi prego, ascoltatemi! Siete in pericolo, dovete credermi! Che tu sia la benvenuta in questa terra dove solo il bene può germogliare! Bevi, straniera! Ma voi non capite! Mi stanno inseguendo! Vogliono prendermi e vogliono uccidermi! E uccideranno anche voi! Attenti, prendiamola! Poverina! Facciamola all'altro lungo viaggio! Però stregate! Piano, fate piano! Era ragazza! Come fai? Cosa fai? Oh, poverina! Avrà fatto un lungo viaggio! Ma è bellissimo! Deve essere stato il sole del deserto! Ma cos'ha? È stremata! Fate piano! Piano! Facciamola! Fate piano!
per di qua, per di qua. Aspetta, deve essere tanto spiano. Che bello. Che bello. Damian, dove sei, amore mio? Sorellina! Sorellina, svegliati! Poi qui, forse sto sognando. No, questa è la realtà. Appena ci hanno detto che era arrivata disperata una bella straniera, noi l'abbiamo subito capito che eri tu. Finalmente vi ho ritrovati e state tutti bene. Ma dove siamo? Qual è il nome di questo paese? Qui sei nel mondo nuovo, sorellina. Smetti di avere paura, nessuno ti farà del male. Ma ho visto le armature di Azareth. Mi hanno inseguito nel deserto. Arriveranno qui e se la prenderanno anche con voi perché mi avete dato rifugio. Siete in pericolo. Bisogna avvertire il re. Qui non c'è alcun re, perché ciascuno è re di se stesso. Ma dovete fare qualcosa, organizzare una difesa. Difesa? Qui non c'è bisogno di difendersi, perché nessuno offende mai. Ma cosa dice? Possibile che nessuno riesca a capire? Sei tu che non riesci a capire. Marashex te lo spiegherà. Vieni con me, vieni. Sì, vieni con noi. Andiamo al nostro paese. Vieni. Non avere paura. Ora vedrai il saggio Arashex e lui ti darà la pace, sorellina. Zitti. Non chiamatemi più sorellina, e tantomeno Alisea. Le spie di Azareth sono dovunque, e purtroppo a volte anche un solo nome può bastare per... Allora come ti dobbiamo chiamare? Chiamatemi Erika, come la povera mamma. Sorellina e Alisea da oggi non esistono come più. Come vuoi tu, sorellina. Erika te l'ha appena detto, rimbambito. Ah. Ma questo non era il posto della pace e dell'amore. Vedo che anche voi non avete ancora capito bene. Arashex, luce dei nostri occhi. Pare che fuori delle nostre mura si stia addensando un vento di tempesta. Questa fanciulla dice che il male sta per colpirci. Lo so. Lo so. So che un nuovo potente cerca di imporre le sue leggi crudeli in tutti quei regni che conquista. Noi prepareremo i nostri sorrisi per accoglierlo bene. Ma è Azareth, lo stregone! No, il suo nome è Verderet ed è un guerriero, non uno stregone. Allora armatevi, preparate le difese. Che cosa aspettate ancora? Dovete lottare! Sarebbe inutile. E poi tanto saremmo sconfitti ugualmente. Ma non capite? Così ci uccideranno tutti! Aspetta, ascoltiamo Arashex. Molto meglio morire da innocenti che macchiarsi le mani col sangue di qualcun altro. Verderet può conquistarci, ucciderci, ma in cambio avrà solo un sorriso, perché un sorriso è più potente di una spada. Non abbandonarci. Ah, il mondo nuovo! È qui che il male non esiste! Carica! Avanti, i miei prodi! Che le vostre spade si colorino del sangue di questi imbelli! Insegnategli le regole del male! Una grande prova ci aspetta. È molto facile sorridere ed esprimere il nostro amore quando abbiamo di fronte un amico. Verderet sta per entrare nel nostro regno. Ma noi lo accoglieremo come abbiamo sempre accolto tutti.
E più forte sarà il nostro nemico, più forte, fratelli, deve essere la nostra fede. Bisogno del tuo permesso per prendermi ciò che voglio. Possiamo darti solo le nostre vite. Ma io non le voglio così. Battiti! Cosa aspetti? Attetevi! Attetevi! Perché la guardi così? Non so, mi sembra di conoscere. Voglio sentirvi piangere e implorare pietà. Voglio leggere il terrore sui vostri volti. Non sopporto quel sorriso. Non potrai mai cancellare il nostro sorriso. Puoi anche ucciderci se vuoi, ma noi moriremo sorridendo. Troverò il modo di cancellare quel sorriso dai vostri volti, vecchio. Portami alla vostra reggia. Noi non abbiamo una reggia. Vedi, qui ogni casa appartiene a tutti quanti. E ognuno può vivere dove vuole. Quest'uomo mi sta esasperando. Sorridete, fratelli! Abbiate fiducia in voi stessi! Sorridete! Queste donne avranno nascosto i loro tesori! Costringetele a tirarli fuori! Ma non uccidete nessuno finché avranno quel sorriso idiota sulle loro facce! Dovete parlare! Dove sono le vostre ricchezze? Dove hai messo loro? Accidenti! Dove sono i tesori? Spostati! E smettila di sorridere! Parla! Io non ho né oro né gioielli. La sola cosa preziosa che puoi prenderti è la mia vita. Sono matti, Verderet! Completamente matti! Basta! Smettetela di sorridere, basta! Vi ho detto basta! Smettetela! Il vostro oro! Dove nascondete i vostri tesori? Fate sotto! Perché non mi mostri il tuo volto? Lascia stare mia sorella! Non osare toccare i miei fratelli! Non fateli scappare! Presto! Eccoli! Presto! Prendiamoli! Svelti! Dai, dai, svelti! Dove credi di scappare? No, fermati! Fermati tu! Via, via! Dobbiamo trovare un posto dove nasconderci! No, cerchiamo di raggiungere la riva!
Questa volta non avanti. È tempo! Io cercherò di restarli! Ora sì che si può cominciare a combattere! Finalmente c'è qualcuno che reagisce! Adesso puoi anche smettere. Perché non la smettete voi? Non vi fate paura. Tanto io non ho più niente da perdere. Tu hai rinunciato a combattere per il tuo amore? Lasciate perdere il mio amore. E poi cosa ne sapete voi dell'amore? Io so soltanto quello che tu mi hai detto. Io non vi ho mai detto nulla. Non vi conosco nemmeno. Non vi rassegnate. Questo mi hai detto. Continuate a lottare. Può darsi che lei creda di non amarvi più. No, non è possibile. Non potete essere voi. E poi mi hai detto, forse se lei sapesse quanto soffrite, ricomincerebbe ad amarvi. Questo è quello che ho detto a un cavaliere che mi ha salvata dai mercanti. Ma quel cavaliere non siete voi. Guarda il mio volto. Guardami bene negli occhi. Sì, un po' gli assomigliate, ma non potete essere lui. Lui era generoso, pronto a difendermi. Lo seguiva un amore perduto e aveva un'anima. Forse quell'anima l'ha perduta. La sua perdita l'ha trasformato in quello che io sono oggi. Ed è stata una donna come te, che tradendo le sue promesse mi ha ridotto in questo stato. Io non sono così. E allora perché non hai ritrovato il tuo amore? Perché sei venuta a cercare rifugio in questa oasi di stupida bontà? Eh? Perché lui è morto. Allora ha preferito la guerra a te. Perché lo ha fatto? Se era così sicuro del tuo amore. Lui non era certo. Non sapeva che l'amavo ancora. E perché non gliel'hai detto? Perché non hai rispettato la promessa? Non potevo, non ho potuto. Se fosse stato sicuro del tuo amore, non si sarebbe sacrificato in guerra, ti avrebbe aspettato. Quindi lui non è stato ucciso dal nemico. Lui è stato ucciso da te! No! No! Questa donna è colpevole di non aver saputo amare abbastanza. Per causa sua, un uomo che sinceramente l'amava, che l'amava di un amore totale, ha preferito essere ucciso in battaglia. Non poteva vivere senza il suo amore. Quindi io, a nome di tutti coloro che non sono stati amati, io, donna, ti condanno a morte! A morte! Non vi volete! Lasciatemi! No! Domani sarà giustiziata! No! No, non uccidermi! No! Perché, Verderet, vuoi prenderti una vita per una vecchio? Pensa a sorridere, altrimenti uccido anche te! Ma la morte di quella fanciulla non aggiungerà nulla alla tua vita! Oh, sì che lo farà! Tramite lei mi vendicherò della donna che mi ha rifiutato il suo amore. E la vendetta è il più grande di ogni piacere. Largo, fate largo, indietro! Legatelo nel tempietto! E all'alba, non appena spunterà il primo raggio di sole, tuffatevi in acqua! Il primo tra voi che le strapperà il cuore e me lo verrà a portare diventerà il capo assoluto del mio invincibile esercito. Mi raccomando, miei uomini, non fatele niente fino all'alba, ma quando il primo raggio di sole toccherà la gemma gialla su questa stele, la vostra gara avrà inizio. E da quel preciso momento nessuno, no! E per nessuna ragione, potrà fermarvi. Neppure io! Lasciatemi andare!
ora che la mia vendetta sta per compiersi, voglio che sia totale. Tutti devono dormire fino al sorgere del sole. Anche tu, Damian. E anche Alisea nella sua prigione sull'acqua. È per un tuo ordine che la fanciulla che hai sempre amato è stata condannata a morte. Però, se tu sei Verderet e non Damian, qual è la mia vendetta? Da questo momento in avanti, tu sarai te stesso. Ora è Damian colui che dorme in questo letto, è lui che sogna. Voglio che tu sappia chi stai per uccidere e che Alisea scopra chi è che sta per ucciderla. Questa sarà la mia vendetta, Damian. Ora puoi sognare, ragazzo. Puoi sognare. Perché sono qui? E perché questo sogno? Spirito della fonte, liberami da questa orribile magia. Perché ti sei arreso, Damian? Perché Alisea non c'è più. Perché l'ho persa per sempre. E per questo l'ami di meno? No. Forse ancora di più. Hai avuto moltissimo. Sei stato amato, Damian. E hai amato. Soltanto nel sogno. E solo per un istante. A volte basta un solo attimo di vero amore per dare senso a tutta una vita. Se hai amato una volta, puoi amare ancora. Tu che conosci cos'è il vero amore, vivilo, amico mio. Non gettarlo via così. Getti via anche lei. Ma in che modo? Dimmi come devo fare. Guarda dentro di te. Fatti le giuste domande e troverai tutte le risposte. Damian. Damian, perché mi hai abbandonata? Amore mio, Damian! Oh, Alisea, sei tu! Oh, amore mio! Come mai ti sto sognando se tu non sei più vivo? Com'è possibile, amore? Che magia è questa? Ma io sono vivo! Sei tu che sei stata uccisa da Azareth! No! Non sono morta! Sono viva, Damian! Ma tuo padre! Tuo padre mi ha detto che tu eri morto in battaglia! No, questo non è vero, amore. Non è vero. No, non è vero, Alisea. Ormai è quasi l'alba. Ora sarai felice, piccolo Damian, perché finalmente l'hai ritrovata. Ma presto scoprirai di averla persa per sempre. È l'alba! Il momento è vicino, svegliatevi! Alisea. Ora che ti ho ritrovata, non ti lascerò mai più, amore mio. Sì, vorrei che questo sogno durasse per sempre. Ora basta con i sogni. Ora che vi siete ritrovati, dovete trasformare il vostro sogno in realtà. E presto, prima che sia troppo tardi. Pazienza, Damian, pazienza. Ancora qualche istante. No! Svegliatevi presto! Oh, ma... Sì! Perché piangi? Dimmi perché piangi, amore mio!
Mi hanno condannato, Damian, per una colpa che ora so di non aver mai commesso. Io ti salverò. Dimmi dove sei. È troppo tardi ormai. Sento già il calore del sole che mi accarezza il viso. La mia notte sta per finire, amore. E io sto per svegliarmi. No, non ora, ti prego. Dimmi dove sei. Chi ti ha condannato? È troppo tardi. Sento già le voci provenire dalla riva. Quale riva? Sì. È un fiume. Quale fiume? Dove sei, Alisea? Dov'è che stai dormendo? Diglielo, diglielo, Alisea. Presto, digli dove sei. No. Non lasciarmi, Alisea. Dimmi dove sei. Io ti salverò, dimmelo. Non posso. No, aspetta. Chi ti ha condannato? Dimmi il suo nome. Diglielo, Alisea. Il suo nome. Pronuncia il suo nome. E il vostro incubo sarà finito. Verderet. Lui ha deciso che devo morire. No. Non è possibile. Io sono Verderet. Io ti ho condannato. E tu? Tu sei la ragazza della foresta. E tu? Tu mi hai salvato dai mercanti. Oh, Damian, eri tu. Ora so come sei. E ora anch'io so chi sei tu. Non posso essere io la causa della fine del nostro amore. Svegliati, Damian. Devi svegliarti immediatamente. No. Alisea! In vita mia. Nessuno potrà costringermi a farlo. Eccomi, amore mio. Vengo da te. Arrivo. Sì, e questa volta è per sempre. Ti sei liberato troppo presto del pugnale magico. No, lasciami, Lazzaro, ti scongiuro. Mi devi un bacio, Alisea. Mi devi ancora un bacio. Questo è tuo, ragazzo. No. Un solo bacio che sarà in me per sempre. No! No! Il sorriso è sempre l'arma migliore, ma non è sempre la più veloce. Damian! Alisea! Ora non è più un sogno, amore mio. Ora possiamo amarci nella realtà. Finalmente insieme. E questa volta è per sempre, Damian. Sì, sorellina.